Le immagini stupefacenti della Valle d'Aosta, la bellissima regione 100% pura montagna, ci proiettano all'interno di un'altra bella struttura. Siamo a Saint Vincent, eccoci all'interno del Palais, che dai primi anni 2000 ospita quasi sempre, con quasi assoluta continuità, le fasi salienti delle finali del campionato italiano, di tutte le specialità. E ovviamente noi offriamo ai telespettatori la specialità più importante, quella che riguarda i professionisti. Vedete inquadrati al centro l'arbitro Nicola Di Turi, arbitro milanese, e qui invece siamo sull'interno del Palais con i 20 biliardi. Si affrontano in semifinale Daniel Lopez e Matteo Gualemi. Un complimento va a Daniel Lopez perché ha guidato questa stagione da protagonista come leader della classifica. Diamo il via alla sfida. Biglia bianca se l'è aggiudicata Matteo Gualemi, qui al mio fianco intanto Gianluca Nascimbene. Ciao Gianluca. E ancora un buonasera a tutti gli amici di Rai Sport e buonasera Enrico. Allora, i primi sei della classifica sui 16 professionisti si sono autocandidati, sono arrivati qui a Saint Vincent, con l'incrocio che i primi due della classifica al termine della stagione regolare, ho appena fatto i complimenti, hanno terminato in prima posizione Daniel Lopez, largamente, 277 punti. Poi Andrea Quarta in seconda posizione con 255. Vediamolo in grafica, com'è l'incrocio dei primi sei. Dicevo, il primo e il secondo della classifica, un turno in meno, vanno direttamente in semifinale, mentre gli altri quattro giocatori si incrociano il terzo con il sesto, il quarto con il quinto, che andava a significare Matteo Gualemi, che ha incrociato la stecca contro Ciro Davide Rizzo, si è risolta 4-1. Eccola qua. Stesso risultato prima si era giocato, ma ve l'abbiamo mostrato ieri in diretta, tra Paolo Marcolin e Antonio Lamanna. Quindi Lamanna va a incontrare il cannibale, abbiamo soprannominato la sfida tra D'Artagnan, questo è il neonome che mi sono permesso di dare ad Antonio Lamanna. Devo dire che il campano non l'ha preso benissimo, mi ha detto: "Ma un altro no?" Ho detto: "Perché? Perché hai qualcosa contro D'Artagnan o contro Dumas?" Ho detto: "Questo mi sembra un bel soprannome, vediamo se glielo manteniamo." E nell'altra invece, come detto, si sfidano, si sfideranno Daniel Lopez contro Matteo Gualemi, che ha regolato invece il siciliano Ciro Davide Rizzo. Permettetemi di dire solo una cosa: oggi è una bella giornata perché l'Italia si è aggiudicata ai Giochi Olimpici invernali per la terza volta nella sua storia. Ci sarebbero stati anche quelli del 1944, ma purtroppo c'era la Seconda Guerra Mondiale in corso. E quindi nel 2026 saranno Milano Cortina. Bravi tutti, sia una bella giornata. Mi permetto da torinese soltanto di esprimere un po' di rammarico, sarebbe stata una festa anche più bella se Torino fosse rimasta nella triade iniziale, quindi fosse stata Torino-Milano Cortina, sarebbe stata ancora meglio. Detto ciò, è una bella giornata di sport, vero? Assolutamente coronata in seconda e poi tarda serata dal grande biliardo. Intanto si è presentato alla grande Daniel Lopez Già, con un giro da 10 punti, 10 la prima punti. ciliegia dell'incontro. Sì, allora sapete che la precisione assoluta del tiro con il quale si abbatte dai 5 birilli il centrale al rosso, quando il rosso cade insieme agli altri due bianchi, adesso è una spiegazione spicciola per i non addetti, per chi vedesse per la prima o per le prime volte il biliardo, i birilli bianchi valgono 2 punti, il rosso vale 4, ma se si abbatte solo il centrale ed è il tiro che significa la perfezione, ecco, allora viene soprannominata ciliegia e vale 10 punti. E quello è stato il biglietto d'ingresso di Daniel Lopez. Come ha detto, una grande stagione la sua. Anche perché quest'anno l'Italo-Argentino ne ha 52 anni ed è nato in provincia di Buenos Aires a Pergamino. Quest'anno è una bellissima stagione, tanto perché ha dominato la regular season in prima e poi in seconda, in secondis perché ha vinto il mondiale a squadre a Lugano, in Svizzera, dove oggi a Losanna ci hanno segnato i Giochi Olimpici, quindi la Svizzera ci porta bene. C'era il commissario tecnico Stefano Gibertoni, a traghettare verso la prima vittoria, perché il mondiale a squadre era la prima Eh sì, la edizione. prima volta. E c'erano Andrea Quarta, Michelangelo, Agnello, Matteo Gualemi e Alberto Putignano. E poi subito dopo, qualche settimana dopo, arrivava alla vittoria nell'Europeo a squadre, qui nella storica sede tedesca di Brandeburgo. Con la Qui. medesima La formazione stessa. riproposta. Gibertoni, commissario tecnico, e quindi Quarta, Michelangelo, Gualemi e Putignano. Forte del detto formazione che vince non si cambia. Già, quindi per Lopez è sicuramente un'annata importante. Lui è stato 2 volte vicecampione del mondo e delle sue partecipazioni sono 8 alla pool finale. La prima fu nel 2007. C'è da dire che non è mai arrivato alla vittoria, manca la vittoria importante. Non è mai neanche arrivato alla finale. Già, non è mai arrivato alla vittoria. Delle 7 precedenti, 5 volte si è arenato ai quarti di finale. E 2 volte, 2010 e 2012, è arrivato in semifinale, le ha perse.
e quindi il miglior risultato due volte in semifinale, questo dal 2007, come dicevo, la prima edizione. E di Matteo Gualemi invece, beh, le edizioni sono 5, delle sue 5 c'è già una vittoria, che l'anno scorso, quindi è il campione in carica. L'anno scorso, ve lo ricordate, nella bella sfida tesissima contro Andrea Guarda, il cannibale che l'aveva vinto 5 volte, si è dovuto arrendere per il secondo anno consecutivo, 2 anni fa con Maggio, quest'anno l'anno scorso invece con il 31enne toscano. Già molto ordinato Daniel Lopez, già, sembra già padrone del gioco, della corsa del biliardo. Allora, mi permettete una digressione ulteriore? Beh, prima l'ho fatto sui Giochi Olimpici, adesso la faccio più pertinente. Avete visto prima l'inquadratura che Roberto Gambuti, il nostro regista, ci ha mostrato dell'interno del palais. Con somma gioia ritroviamo questa tensostruttura proprio nel centro della cittadina, tanto il bel tiro di traversina di Matteo Gualemi. Dicevo, questa tensostruttura che dai primi anni 2000 ospita le fasi finali ed è perfetta, quando si dice la perfezione, ecco, è la casa del biliardo, no? E qui si tengono in 13 giorni, per la precisione quest'anno 2019, tra il 18 di giugno e il 30, e le finali delle nove categorie. Si va dalla femminile, dalla juniores, certo, master, nazionale, i professionisti, che è la più attesa, retrocedere, seniores, dimenticavo, e poi si torna indietro, ci sono la prima, la seconda, la terza categoria. Ma la prima e la seconda categoria sono già state assegnate nei primi giorni. E allora, il campione italiano, di prima, anzi, sia del prima che della seconda categoria, sono del meridione, perché è catanese Luigi Pizzimento, che ha battuto in finale 2-0 Vincenzo De Benedictis. Sì, che è milanese, ma soltanto penso di adozione, perché il cognome tradisce anche per lui un'origine del sud. Questa era la seconda, invece la prima categoria l'ha vinta Pasquale D'Agostino, casertano. Esatto, in un derby campano. Con Salernitano. Sì, casertano contro Salernitano, una gran bella partita tra l'altro, questo ragazzo. Sì, no? Lorenzo. Sì, questo ragazzo, e parlo di D'Agostino, ma entrambi, ma D'Agostino in particolar modo mi ha colpito perché è un ragazzo che farà veramente tanta strada. Allora, visto che abbiamo citato la prima e la seconda categoria, onore anche al terzo gradino del podio, e quindi in seconda categoria ci sono Giancarlo Paperini e di Arezzo, del comitato di Arezzo, e Danilo Ucciardo, siracusano, e per quanto riguarda la prima categoria, sul terzo gradino del podio troviamo il pavese Giambattista Bonfico e D'Angelo Triunfo. Ma questo foggiano, sì, Triunfo, ricorda chi è, un altro. No, è nipote di Triunfo. Appunto. È nipote appunto. Di volevo dire, buon sangue, non mente. Sì. E tra l'altro gli ho fatto i complimenti perché ha un atteggiamento al tavolo, Angelo, esemplare, proprio da portare ad esempio. Permettimi neanche i complimenti perché ci tengo molto. A Giancarlo Paperini, che è di Arezzo, della mia città adottiva, e ne aveva tanta voglia di riprendere a giocare a biliardo, è un mio allievo e sono contentissimo che sia arrivato a questo risultato, è un po' ceduto in semifinale, un po' di stanchezza, però davvero bravo, glieli volevo fare, ho detto guarda, te li faccio i complimenti in TV e se li merita. Bravo, insomma abbiamo il maestro Gianluca Nascimbene, che tra i suoi allievi quest'anno se ne è portato uno su in alto. Speriamo non sia l'unico. Certo, tanto avete visto in prima fila invece Raffaele Di Gennaro, che è uno degli artefici del campionato italiano, lui è l'organizzatore da tanti anni, da quando già si chiamava Billiard Tour Pro, e quest'anno sono 20 anni che è nell'organizzazione del campionato italiano. E intanto 2-3 per Daniel, qui sfumatura più che fortunata per Daniel, che tocca e ritocca la palla, quello che chiamiamo cacalcio in Toscana. Vedrai che la intercetta subito e di nuovo, e con un po' di fortuna va a realizzare addirittura 8 punti. E ha sfiorato anche il pallino. Allora, vedi ovviamente va di Filotto, che marca 10+3, sono 13 punti per Gualemi, che non ci sta a stare sotto a Lopez. Ricordiamo che le fasi finali del campionato, a differenza della stagione regolare che è articolata in 5 tappe, quest'anno si partiva ad ottobre a Firenze, tappa vinta da Paolo Marcolin su Gaetano Romeo.
A parte poi c'era la parentesi qui a San Bensanna di Martinelli che andava a vincere contro Rossano Rossetti la 39esima edizione del Gran Prix di Gorizia. Questa è la gara più partecipata sì. in Italia con oltre 2000 giocatori. La seconda tappa del campionato poi andava a Lusciano, nel Casertano, in cui Lopez vinceva sulla Manna. La terza tappa era nel Tarantino, Massafra, e qui quarta vinceva su Daniel Lopez. Quarta tappa arriva del Garda, ritornava Paolo Marcolini, il vincitore della prima tappa, su Massimo Caria in finale. E chiudiamo con la quinta tappa che invece si è svolta ad Esio e Monza Brianza, come mi viene sempre da dire provincia di Milano, invece no, è Monza Brianza come provincia. E qui Andrea Quarta di nuovo vinceva, era la sua seconda volta, quindi i vincitori di più tappe sono state lui e Marcolin, in finale contro Ciro Davide Rizzo, che appunto vi ricordo ieri si è arreso contro Matteo Gualemi. Sì, con quel secondo posto ha staccato il biglietto per venire qui a giocarsi la pool finale di San Vincent. E chi è rimasto fuori è per poco Gaetano Romeo, diciamolo. Sì, per una manciata di punti. Sì, 4, per soli 4 punti dal sesto, che era Antonio Lamanna. Gaetano Romeo, gran stagione anche la sua. Ha iniziato fortissimo con la finalissima a Firenze, se non erro. Io poi in particolare vorrei ricordare un altro giocatore che si è molto ben comportato, arrivando dalle selezioni, è arrivato in finale all'Europeo di Brandeburgo, si è poi arreso in finale Andrea Quarta, e io voglio fare i complimenti a Fioravante Vecchione. Grande giocatore e gran personaggio Fioravante, uno di quei volti e quelle immagini pulite del biliardo. Tra l'altro, Enrico, dobbiamo anche ricordare che c'è bagarre anche nella parte bassa del tabellone, perché la retrocessione alla categoria cadetta dai nazionali non è preassegnata, almeno è preassegnato l'ultimo posto, che è di quello di Antonio Buta, ma il 13esimo, 14esimo e 15esimo si giocano un play-out, sempre qua in sede dei campionati italiani, soltanto uno rimane nei professionisti. E sono Sagnella, Diomaiuto e Sala. Sì. Che è quasi più importante. Poi in realtà c'è subgiudice invece Daniele Montereali, sul quale invece si pronunceranno a luglio, sì, una squalifica per doping, e quindi siamo in attesa. Daniele Montereali squalificato, ha saltato la quarta e la quinta tappa, ovviamente è stato fermato, ciò nonostante non sarebbe retrocesso, è in decima posizione, ma appunto bisognerà vedere poi le decisioni del giudice sportivo che arriveranno a breve, insomma tra qualche giorno, tra poco più di una settimana. Bellissimo gancio, perfetto. Poco non è caduto il rosso, 4 punti. Perfetto il gancio di Gualemi, perfetta la forza del punto di palla, diagonale angolo a angolo creata in modo ideale. Prima abbiamo parlato, abbiamo inquadrato dal nostro regista Gambuti, di Raffaele Di Gennaro, ma vogliamo citare la macchina organizzativa. Qui all'interno del palè ci sono 20 biliardi, ci sono 30 arbitri e 5 direttori di gara. Arriva intanto Parabola Troppo, avete visto, ha alzato la sticca. Tiro di Massea, parabolato troppo, doppio fallo, perché non sono i due punti di penalità, perché non ha preso la biglia avversaria, perché anche qui spiego per non addetti ai lavori, la regola è che la biglia avversaria, perché il tiro valido sia valido, che venga toccata dalla biglia battente, e nel frattempo non abbia toccato né il pallino né ha battuto Birilli. E poi invece il doppio fallo, quindi gli ulteriori due punti arrivano dal fatto che ha toccato, non solo non ha toccato la biglia avversaria, ma ha toccato il pallino. Quindi 4 punti e primo vero errore grave. C'è un set point virtuale qua per Matteo, che batte a 40, Matteo Gualemi che batte a 45 contro i 30 di Daniel Lopez. E trova il 2 sul grosso. Capito, porzione grossa della biglia avversaria, come vedete incolla benissimo, ottimo comportamento, un controllo totale della battente da parte del 31enne toscano, fiorentino, che vive a Montelupo fiorentino, ne parlavo stamattina che l'ho incrociato, e con la fidanzata storica con la quale convive da un anno e mezzo, che è la figlia, tra parentesi, di un altro forte giocatore toscano, che è Leandro Manforti. Leandro Manforti, sì. Insieme da sempre, Elena, sì, Elena e Matteo. Hanno 31 anni, lui e lei leggermente più giovane, e stanno insieme da 10 anni abbondanti. Sì, qualcosa meno, perché io e mia moglie siamo insieme dallo stesso anno, quindi sono 9 anni.
9, ma lui mi ha detto 10. Perché va con lo sconto. Sì, questo dice che applica l'IVA. Sì, sì, fa l'IVA. 3 di calcio per Gualemi. Vediamo la forza. Tra parentesi mi ha raccontato cose interessanti, che ha lasciato la sua sala fiorentina. Sì. Adesso... Bella questa forza. Inaugurato, stanno inaugurando esattamente in questi giorni, una settimana fa, una sala lì vicino dove vive. E quindi quella sarà il suo nuovo luogo per gli allenamenti. L'ho visto, ne abbiamo parlato, l'ho visto carico, sereno Matteo, sono contento perché aveva bisogno probabilmente anche di qualche, so, di qualche novità, no? per avere sì, è quello che mi ha detto. Tanto bellissimo filotto, oltre alla fila centrale, il filotto appunto, capolavoro di Daniel. Non si è fatto mancare neanche il birillo esterno, quindi un pesantissimo 10 punti, quindi 47-40 si rimette in partita anche lui, dopo che diciamo ha fallito il calcio di rigore, Matteo Gualemi. Una bella rimanenza di Lopez, perché vedete che ha trovato anche una bella difesa. Ieri sera gli ho chiesto dell'errore sulla Garuffa, ti ricordi la Garuffa dove ha bevuto 10? Sì. Vista anche i nostri telespettatori, è stata bellissima la risposta di Matteo, che a un certo punto mi ha detto: non vedevo la battuta, se quella palla lì me la rimetti di 100 volte io posso non prenderla ancora per 100 volte. Mi fa: Luca, guarda, io non capivo dove battere, non riuscivo a capire come impostare la palla, tanto lo sapevo che la sbagliavo, non ci è arrivato proprio con la giusta carica emotiva. Eccolo lì, Raffaele Di Gennaro, inquadrato. E poi, insomma, tra le tante novità è che quest'anno ha smesso, e questo gliene faccio i complimenti, di fumare, il giovane fiorentino, però dice che qualche effetto, piccolo effetto collaterale, questa cosa l'ha portata. Quando nell'ultima tappa del campionato sbagliò la palla e andò a prendere quella di Andrea Quarta, io gli dissi: ma un errore del genere è incredibile, no? Dice: in realtà deriva dal fatto, stiamo parlando della semifinale, perché poi ha perso la semifinale, Andrea avrebbe vinto la finale con Rizzo. Dice: no, è già la seconda volta che mi succede, e secondo me è perché ho smesso di fumare. Sì, ho detto: guarda, mi dispiace per questo errore che tu imputi al fatto che hai smesso con la nicotina, ma ben venga questo. Allora, traversino, la fila trasversale cade del tutto e quindi sono 8 punti, dovrebbe avere anche la forza per aver trovato una bella, sì, c'è anche una bella copertura. E qui mette già in difficoltà, intanto si è portato 5 punti alla chiusura. Si è sfiorato la chiusura, tra l'altro, perché se fosse caduto, il pallino è passato vicino, poteva far 14. Però, allora, c'è la battuta per il calcio di traversino, Daniel Lopez. E commette fallo, è il secondo errore grave, 4 punti, e allora sia perché ha battuto prima il birillo, io avevo detto che la regola è che bisogna toccare la biglia avversaria, ma nel frattempo non bisogna aver toccato o abbattuto null'altro. Quindi secondo errore incredibile di Lopez. Io difatti prima, ma mi permetto di dirlo dopo, prima vediamo il tiro conclusivo del set, bastava uno birillo, lui esagera, cade addirittura tutta quanto il castello, e quindi 12 punti strike. Chiude con 71-40. Dicevo, non lo so, io pensavo che sarebbe andato al volo, invece evidentemente, meno male che non l'ho detto, mi ha preso in contropiede e ho detto: guarda, c'è la battuta per il calcio di traversina. E invece non la vedeva proprio così bene. Probabilmente non era nitida la battuta, o semplicemente può essere stata una svista di Daniel. Col senno del poi diventa semplice, ovviamente. Sì, era partito molto bene in questo set, lui che tendenzialmente è un po' diesel nell'entrare nel... Sì, non è un fulmine, effettivamente ha bisogno di carburare un attimo Daniel Lopez, 52 anni, da tanti anni, dal 2007 che ha preso la cittadinanza italiana, sì. E difatti è dal 2007 che ha fatto la prima pool finale, se no ovviamente prima era per la sua nazione, per l'Argentina, con la quale comunque tanti trionfi ha mietuto. Diverse volte campione argentino, tra l'altro, Daniel Lopez. Quante volte? 7 volte campione argentino, tra il 1989 e il 2004, vincitore di oltre 100 gare nazionali in Argentina.
Dicevo, si è preso la residenza italiana e viveva già da qualche anno, da un paio d'anni a Riccione, dove vi è rimasto sino al 8 anni, sino al 2013. E poi è andato a Roma. Si è trasferito a Rho e ha ritrovato una freschezza biliardistica, migliorato anche il suo arrivo a Milano l'ha fatto migliorare, secondo me, biliardisticamente parlando. Stiamo parlando di un grandissimo del biliardo, unico neo per Daniel Lopez, l'abbiamo detto tante volte. Gli manca la consacrazione, cioè gli manca quel Già. titolo iridato che ha sfiorato 3 volte, 2 volte il mondiale, una volta l'europeo. 2 volte al mondiale. Sì, purtroppo parte con fatica. Vedete questo giro di calcio, risulta corto e quindi va al traversino, col quale abbatte gli 8 punti, tutta la fila trasversale. Quindi parte con difficoltà il secondo set di Lopez, che si era già concluso con quei 2 errori che avevano consegnato Matteo Gualemi il primo set. Si avvio problematico Sì. adesso, lo possiamo Avevamo dire. appena detto, invece all'inizio era partito molto bene, tant'è che gli abbiamo fatto i complimenti, no? Che aveva trovato subito la confidenza col biliardo. Quindi, prima parte del primo set è giocata molto bene, alla pari, tant'è che era avanti, e poi invece questa doppia serie di errori. Adesso questo non è stato un fallo, però insomma ha già regalato gli 8 punti. Vediamo, è un 2-3 questo, si imposta per il tre sponde, quindi di nuovo come primo giro di calcio, ma in realtà intercettare la biglia avversaria dopo due. Qui va lungo, prima era corto e qui invece va lungo. Non ha ancora trovato È strano perché il invece noi abbiamo feeling. detto, no? Dopo la prima metà del primo set, guarda, ce l'ha già. Che cosa è Poteva. successo? Sarebbe. Questa è più difficile come interpretazione. Sarebbe davvero da entrare nella testa di Daniel. Ma io tante volte andiamo a cercare motivi astrali, ma può essere semplicemente anche una cosa onestissima che si chiama emozione. Perché comunque ti stai giocando la semifinale del campionato italiano dei professionisti che non hai mai vinto e che comunque stai cercando. Intanto vediamo allora, intanto il giro di Matteo gli ha portato in dote, era stretto, gli ha portato solo il pallino da 4, ma soprattutto si è lasciato sotto un tiro di fisso da parte dell'Argentina. Allora, questo è il calcio di rigore a porta vuota, quando il portiere della squadra avversaria se ne va, ma è semplice fare Bisogna punti, sistemarle. bisogna sistemarle, la rimanenza che è importante. Gioca di colpo di due Quindi la passate. gioca veloce. Bravo Daniel, grande palla questa. Non era banale questo fisso. No, intanto qui miete il massimo, perché sono i 4 punti del pallino toccati con la propria, ne vale 4, i 12 punti dello strike del castello abbattuto, 16, il massimo che si può realizzare. Quindi insomma ha dato un'inversione di segno, se non che non è perfetta la rimanenza, lo vedremo al termine del replay, perché ecco come vedete Matteo si, bravo, e Bravissimo. fa un capolavoro, perché guardate che a non prendere quel pallino ci voleva una maestria superiore. Sì, poi tra l'altro lui ha tirato la figura che è questa, se l'avesse preso Ma guarda, io l'avrebbe segnato. 9 volte su 10 la vedo prendere, cioè un tiro Passato pazzesco. Cioè, a un millimetro. sì, ha fatto la barba, letteralmente al pallino, e non l'ha presa. Matteo invece è già subito, insomma, subito entrato in partita. Mezza garuffa per Lopez. Sì, ci sta, Sì, che la questa prenda parte di dopo ragione. come sponda palla invece che come garuffa. Ha un tiro a doppia valenza. Sì, assolutamente. Anzi, e spesso questa presa genera una difesa migliore, questa presa di palla. Gualemi di parabola si fida. Quindi una bricolla, tutto effetto, buono, quella sulla destra la biglia battente, e ne viene fuori ancora benissimo. Guarda, anche questo sembra che l'abbia messe con le mani le biglie, sono esattamente sull'asse longitudinale del biliardo, meraviglioso. Matteo sta Forza, già seccato per lui. eseguendo dei tiri pazzeschi, ovviamente da chi è stato campione del mondo, campione europeo. Dicevamo un anno fa, gli manca il titolo italiano. Ha È rimediato anche a arrivato anche quello. quello. Sponde palla. È bravo Daniel a rispondergli con questa Sì. una al volo dalla lunga, una delle specialità della casa. Ieri ne abbiamo viste eseguite molto bene nel quarto di finale da Rizzo. Egli splendidi sponde palla. Questo ottimo davvero. Gira a ingarruffare per Gualemi, probabilmente. Perché l'ha forzato per la posizione del pallino.
ha giocato dal giusto allo stretto, il pallino poteva offrirgli spunto, ha sbagliato di troppo. Comunque c'è la steola, cioè l'interferenza del pallino. Sul giro, prima dell'ingaruffamento, è stato stretto, quindi non ci sono punti. Ma sta puntando qualcosa di frontale, Daniel, quindi giocherà l'angolo. Vediamo come. Sì, non è... pensavo andasse di gancio, invece no, c'è l'angolo. E anche lui ha giocato l'angolo, anche lui per la posizione del pallino, perché in chiave difensiva il pallino allargava molto lo spazio del castello, quindi si è fidato, ha potuto anche allungare la forza, un buon disimpegno, mancata la realizzazione, sì, ma tutto sommato un buon tiro. Buono, buono decisamente. Di Garuffa invece adesso, effetto contro, sinistra della biglia battente, sponda lunga, corta, e poi a scendere più o meno perpendicolare. E l'ha fatta interna, troppo interna, ma bene che non abbia toccato il pallino, che ne avrebbe allargato la traiettoria, è vero che avrebbe marcato 3 punti, si portava a 23. Adesso è vero che c'è il corridoio, come diceva Gianluca, però restringe fortemente l'area di, ma poi non so se è un di colpitura. Se è un corridoio per il giro, bene, ma se non è per il giro è uno striscio impegnativo. Giro. C'era lo spazio per il giro. Oltretutto, lo fa molto bene, cade anche il rosso, sono 8 punti. Oltretutto c'era anche la piccola deviazione che gli avrebbe potuto fornire il pallino, quindi aveva anche questo piccolo aiuto sulla quale avrebbe potuto contare, ma siccome ha eseguito un tiro splendido, non ne ha avuto bisogno, con una rimanenza pazzesca. Sicuramente lui nella porzione di palla da scegliere, nella tolleranza, ha sicuramente valutato. Due giocatori che non lasciano davvero niente al caso. Rifinitori eccezionali, giocano un bel biliardo entrambi. Così come quel filotto di Gualemi era pazzesco, devo dire, anche questa esecuzione da parte di questo giro da parte di Lopez è stato bellissimo. Attacca la biglia di Gualemi a sponda corta. Riesce a entrare? Sì, è uno schema, questo ha giocato il duomo di tre di misura per conservare la biglia di Lopez attaccata a sponda, e la forza che ha voluto assegnare Matteo è proprio questa che vedete. Sì, anche questa è una splendida esecuzione, un giro e poi incollava anche la biglia di Lopez, ma intanto la sua l'ha messa attaccata a sponda. Vediamo la risposta. Dato a controllare Dani. C'è un filo di luce. Ma il pallino qui gli allarga, lo può anche tirare addosso al pallino, e gli allarga tanto lo spazio utile del castello. E invece è stato sul rimpallo, qui sarà fortunato, perché di rimpallo fa addirittura l'angolo di seconda. Addirittura cade il rosso. Tiro fortunoso. Tra l'altro ha tanti motivi questa partita, perché sono innanzitutto la riedizione della finale non dell'ultimo campionato europeo, ma del penultimo a Brandeburgo, e poi nella nazionale vincitrice sia del campionato del mondo che del campionato europeo sono la coppia, perché la partita in coppia viene giocata da loro, due singoli rispettivamente da Quarta e da Agnello, e invece la coppia giocata da Lopez e Guadagnino. E a fare il jolly il grande Putignano, che anche lui si è guadagnato a pieno titolo i due titoli, perché ha giocato in entrambe. Con entrambe le selezioni, diciamo, sia al mondiale a squadre che all'europeo di Brandeburgo. Insomma, alla fine anche la rimanenza, oltre al tiro fortunoso, lo è stata per Lopez. Tiro scomodo, vedete, si va a sedere sulla sponda, Matteo. Ha voluto fare un po' un tiro di esibizione, Matteo ha giocato l'angolo di seconda a girare di 5 sponde con la battente. Sì, non era certamente per prendere il castello di prima, ma di seconda, ma c'è stato poi il rimpallo. Il facile era altro su questa palla, devo dire. Qui sono curioso di vedere la scelta di Daniel, non mi stupirebbe addirittura di una passata questo filotto. Per la presenza del pallino? Sì. Certo, converrebbe farlo di una passata. Lo fa di misurissima, però stretto. Errore. Quindi non ci sono... alla fine diventa un errore perché non si copre. Non era bellissima, però non mi sento... Anzi, a me piace molto come scelta. No, la scelta era splendida. Il risultato soltanto stretto. Matteo non ha pulita la porzione di palla, infatti deve inclinare leggermente la stecca per curvare.
Addirittura ha fatto il difficile, ha fatto la raddrizzata stretta senza rimpallare. Sì. Stretta anche quella di Matteo, come è stato il tiro precedente di Lopez. Quindi per la seconda volta non battono Birilli. Vede la biglia all'avversario. Sponde biglia. Ma va di sponda, sì. Sponde palla con effetto contro. Il battente che nasce dal centro della corta la cercherà grossa a svilupparla di effetto. Questa invece passa larga, però a differenza della precedente che stretta non gli ha consentito di trovare difesa, invece qui c'è. È un gran bell'arco. La forza è buona. Tant'è che adesso Matteo deve anche leggermente parabolare. Sì, c'ha la bricola ma se la deve guadagnare Matteo. Quindi va di effetto buono, ma deve leggermente parabolare nella prima parte, prima di toccare sponda corta. E c'ha, sì, ce l'ha la forza per andare in difesa. Allora, Lopez ha un buon margine di vantaggio. Secondo me la vede, sai, Enrico. Sì, infatti. Sì, la vede. Angolo di prima in garuffare da come punta. Eccolo qua. Di prima cade tutta la fila centrale. Bravissimo. Con qualche rischio poi, perché scende molto quella biglia battente, quindi passa vicino al birillo laterale, ma alla fine il tiro è eccellente. Rivediamo l'esecuzione con la camera alta, merita. Come detto, qualche rischio perché vedete corre tanto quella biglia battente. Il giro di Matteo è buono, sono 4 punti, va ad incollare la propria sponda, non è proprio incollata, ci sono un paio di centimetri di luce. Sì, Lopez no. È andato subito a controllare, quindi è biglia attaccabile. Sicuramente non era l'intenzione di Matteo, si è spostato. E qua Lopez giocherà, penso, forte a non rimpallare, quindi a prendere il pallino e potendo far esplodere il castello. Allora, va di stretta. Ha giocato l'angolo. No, ha giocato il filotto e l'ha presa scarsissimo. Sì, infatti mi sembrava. Sì, lui ha giocato il tiro, ha giocato addosso al pallino, diciamo, perché se avesse mirato troppo pieno per fare il tiro poteva rimpallare, lui ha scassato il rimpallo e ha tirato sul pallino, visto il punteggio avanti. Ha restituito il favore, aveva tirato un fisso, stavolta lo tira Matteo Guelemi, che però non abbatte il rosso, 4 punti. Punta a contenere molto la corsa della biglia battente, la va a mettere nell'angolo, trova copertura. Questo Matteo lo ritirerebbe molto volentieri. Sì, sì, che non sia caduto il rosso. Si sarebbe portato a 10 punti di differenza, invece è ancora abbastanza sostanzioso il vantaggio di Lopez nei confronti di Guelemi, sono 14 punti. Non riesco a capire quanto ne vede. Allora se punta così gioca il gancio, andate a vedere se aveva l'entrata per il gancio. Massimo effetto buono, a destra della biglia battente. No, la presa di prima. Che è parte di ragione del gancio. Il gancio si punta per entrare al massimo. L'errore giusto è piuttosto che entrare poco, prendere il pelo di prima e succede esattamente quello che hai visto. E difatti la rimanenza è perfetta. Ecco il giocare. La tolleranza del tiro, cioè non soltanto se lo faccio va bene, ma se non lo faccio che cosa succede, cioè dove devo sbagliare. La garuffa di Matteo la gioca leggermente sul largo, quindi non ci sono punti di castello. Però una buona uscita per Guelemi. Sì. Poi c'era anche il pallino che gli avrebbe offerto da schermatura per la copertura. Infatti dovrà andare in un tre sponde di calcio, credo, Lopez? Sì, sì, tre di calcio per Lopez. Qui intanto stiamo vagando, l'abbiamo visto all'interno del palais. E Lopez c'entra perfettamente. Bellissimo, tre sponde di calcio, cade anche il secondo, sono 4 punti, 46. Tra questi due giocatori ci sono sempre state partite tiratissime, proprio al cardiopalma. Allora, vediamo, adesso lo tira Matteo Guelemi, il trasponde di calcio, qui sullo stretto. E qui errore di Guelemi. Eh sì, allarga troppo la traiettoria e quindi non c'è copertura. Errore fatale forse per questo secondo set, quindi dà la possibilità di portarsi a Lopez al prossimo tiro, se realizza questo giro, una buona rendita, di portarsi alla chiusura.
giro è molto buono, perfetto direi. Cade sul rosso, 8 punti, quindi 54, il prossimo lo può portare in parità. Ancora un lumino di speranza per Gualemi se c'entrasse questo gancio, o addirittura no, tira la garuffa dalla lunga. Bellissima bella, questa palla, decisamente bella. Bella la forza, 2 punti, meritava forse persino qualcosa di più questo bellissimo tiro. Posizione molto innaturale. Sì, è un tiro che si vede giocare poco, ma personalmente l'ho studiato tanto e ha degli ottimi punti anche a non realizzare, ha degli ottimi sviluppi anche difensivi. Questa è l'impugnatura ad anello, si imposta sul 2 a mo' di 3. Di colpo, una bella uscita di personalità, bella uscita di Lopez. Molto bella la rimanenza. E Gualemi di brecolla, quindi effetto buono, corta lunga di centro al castello, 4 punti. Adesso il livello di gioco si è molto alzato, ma hanno trovato il giusto feeling con il tavolo. Allora, bricolla anche per Lopez. Posizione meno bella di quella che avevo offerto a Matteo Gualemi. E difatti sfiora di 3 cm il castello, ma come vedete, eccola qua, la vediamo con la camera alta, c'è la difesa. E Matteo qui è costretto ad andare dalla corta, probabilmente il pallino gli leva tanto, se no va dalla lunga. Allora, traversino di effetto a rientrare, calcio di traversino splendido, che meraviglia, perché realizza gli 8 punti della fila trasversale, sfiora il pallino che non doveva marcare ed è perfetto questo tiro, incredibile. Tiro bellissimo, non si è dato per vinto in questo secondo set, anche se insomma, è a un passo solo Daniel Lopez, gli servono 6 punti. Ma Matteo Gualemi adesso è lì, ha 12 un errore. Certo, se dovesse sbagliare, adesso il trasponde di calcio di Daniel Lopez, Matteo potrebbe rientrare in partita, ma vediamo. Non è d'accordo Lopez, segue splendidamente con 10 punti, 64, un'altra ciliegia, 64 a 42, uno pari, noi andiamo in pubblicità. Riprendiamo la linea, amici sportivi. Siamo all'alba del terzo set, tira Matteo Gualemi che si era aggiudicato l'acchito. È stato un bel set, quello vinto da Daniel Lopez, che ha rimesso in parità, ha chiuso con una ciliegia, quindi
giocato molto bene, ma Matteo Guarini era ritornato prepotentemente dentro il set, ma subito riallontanato con un ottimo tiro di calcio, 10 punti e chiusura. 1-1 è il risultato, secondo me, assolutamente giusto. Assolutamente, assolutamente. La zagaruffa per Daniel Lopez. Allora, ne prende una porzione molto sottile, ma dovrebbe avere la forza di, sì, ce l'ha, di andare in copertura. Sì, l'ha presa bene. Sembrava un filo sottile, invece l'ha presa molto bene. Tant'è che mette adesso subito all'inizio del terzo set in difficoltà Guarini. Si giocherà di due veloce, Guarini, corta lunga. Deve andare al volo e quindi difficile poi determinare la rimanenza su questo tiro. Devo dire che bravo, bravo, molto bravo. Si è salvato egregiamente. Sì. Più che egregiamente. Lopez, giro di ricognizione. All'altezza del secondo diamante, una staccata di 4 cm la biglia di Guarini. Ci va di sponde palla? No, gioca lo sfaccio di sponde biglia. Così. Per parificare le biglie su sponda corta. Porta molto bene la propria all'angolo. Guarini sta andando a vedere il passaggio per giocare o la difesa o addirittura l'angolo a riportare le biglie nel quadrato inferiore, molto più complesso. Molto complesso. Oppure Guarini può inventare. Mezzo centimetro tra sponda corta. Gioca all'angolo. Gioca all'angolo. Quindi lui era andato a vedere giustamente le possibilità di impatto del suo pallone. No, questo che era un tiro molto difficile lo va a giocare. Poi è difficile mantenere la proporzione delle biglie, quindi corre tanto la propria, molto meno la biglia avversaria, che risulta un pochino corta, ma alla fine comunque se ne è venuto fuori bene. E qua Daniel Lopez, giro, è un giro da allargare. O se no altro, vediamo però. Non è pulito. E ha cambiato tiro, potrebbe addirittura giocare l'angolo, ma infatti gioca... Esatto, gioca l'angolo. L'angolo. Con il quale ottiene 6 punti. E personalmente a me in quella posizione lì è un angolo che piace molto. Ah, l'ha seguito alla grande anche questo. Ottimo come ha portato la biglia avversaria. Il giro era un tantino più difficile da bilanciare. Lo vediamo quando poi la biglia avversaria è così vicina a sponda corta. L'abbiamo visto nel tiro precedente di Matteo Guarini, no? Quale va di gancio. Anche questo è molto bello. Perché qui poi c'era la possibilità di trovare schermo da parte del pallino. Sì, esiste la mezza garuffa, però è da guadagnare. Cioè, a questi livelli, Enrico, è un tiro sì, più di che routine, fattibile. Però. Vorrebbe quasi dire di routine. Però tanto ne è venuto fuori molto bene il toscano. Effetto contro, lunga corta. Non ci sono punti perché la fa sull'interno, ha bisogno di velocità per trovare copertura. L'ha trovata, ma ha proprio trovato proprio la presa tiro, di palla peggiore. Guarini, bricolla sceglie di effetto pieno, orientando la battuta intorno al primo diamante della corta. E trova il centro del castello, trema il birillo, non cade e quindi alla ciliegia iniziale di Lopez risponde lui con la seconda ciliegia, questa seconda perfezione da 10, anche se ha tremato il birillo di testa. E Lopez al trasponde di calcio in risposta alla bella bricolla di Guarini. Allora, 2 punti. Gliela lascia proprio incastrata, vediamo se l'arbitro sì, riesce a rimetterlo il birillo, lo vediamo con l'inquadratura dall'alto che ci mostra la regia di Roberto Gambuti, quindi proprio incastrata la biglia di Guarini. Io penso abbia l'uscita 5. Di 5 sponde di calcio. Ah beh sì, fa di 5.
una battuta tiro alla sempre bianca vicino molto all'angolo. Spettacolare, da seguire con la camera alta, perché è una bellissima geometria, 5 sponde prima di intercettare la bianca avversaria. Guardate come la prende Matteo Gualemi. Allora, sembra quasi facile vederlo fatto eseguito così bene dal campione del mondo e campione europeo. In realtà è un tiro tutt'altro che semplice, grande spettacolo, e l'ha dato due volte. Qui Lopez. Allora vediamo se nell'ultima rie. No, si è incandelata. Purtroppo per lui rimangono 2 punti. E va anche veloce, sai? Molto veloce. Troppo veloce. Sorpassa la linea di mezzeria. Quasi gli scappa un gesto di stizza a uno controllatissimo come Daniel Lopez. Eh sì, insomma, questa era un'opportunità abbastanza ghiotta, con la quale ne è venuto fuori male, perché marca 2 soli punti, rimane a 6 lunghezze da Gualemi. E beh, per di più non riesce a trovare difesa. Ora è scomoda la posizione, perché quando la battente è oltre la linea di mezzeria o sei alto 2 metri oppure deve andare a innestare la prolunga. Raddrizzata, trova il pallino dopo la prima passata, vediamo se il pallino lavora. No, perché c'era in pallo, a parte che con l'effetto che aveva probabilmente si allargava la traiettoria, quindi sono 2 più 3, 5 punti. Un po' di fortuna per Gualemi, che lascia la palla bianca di cui è titolare veramente vicino, vicino alla sponda corta, quindi con poca possibilità di replica per il campionissimo di Pergamino. Il leader della classifica dopo la stagione regolare articolata su 5 prove. Poi cominceremo a narrare di quello che sarà il prossimo anno, ne parliamo poi più tardi, perché ci sono un po' di novità sostanziali. Che capolavoro. Beh, Daniel. Vediamo. Peccato. Non è fortunato, perché ha fatto il solletico solo al filotto ed è caduto solo il birillo di testa. Questo è davvero sfortuna, perché il tiro era splendido. 4 punti. Splendido per questo sfaccio mi sembra un pelino riduttivo. È riduttivo, vero? Potevo anche sperticarmi lodi un po' più ampie. Meraviglioso. No, vabbè, non mi viene da dire così, però in effetti era proprio un gran bello sfaccio. Di difficoltà estrema, perché l'aveva premesso Gianluca con la biglia avversaria a 0,5 centimetro scarso dalla sponda corta, le possibilità di rimpallo erano elevatissime, quindi il fatto che lui sia riuscito a colpirla così, evitare il rimpallo e poi, come detto, l'ha mandato sulla fila centrale, gliene è caduto uno solo, quella è proprio sfortuna. Bricolla sul largo, con qualche idea anche di pallino da 4. Qualche idea però. Sì, se avesse preso palla più scarsa sarebbe andata a 4, un po' più piena a birilli. Anche qui ha preso un po' la parte vuota della biglia bianca. E Gualemi invece qui ha sia birilli che bricolla di misura. Allora, effetto buono. Corta lunga. L'ha allungata però. Sì, l'ha allungata a portare la biglia di Daniel Lopez attaccata a sponda corta, è un pochino corto in questo, però comunque non è una posizione comoda, perché è attaccata a sponda lunga. No, è uscito. Nel dire il tiro mi ha un po' tradito il brandeggio di Matteo, mi sembrava di vederlo brandeggiare per una misura, ma sono assolutamente d'accordo. Allora, cerca la steola, l'interferenza tra il pallino, adesso bisogna vedere quanto stacca, ha rischiato di andare un pelo lungo, quindi di non trovarla questa steola, l'interferenza del pallino, la trova sì, non pienissima, perché poi Matteo in realtà vede una piccolissima, difatti si china a traguardare, una sottile porzione della biglia avversaria, quindi dubbio adesso, cosa tirare? Un quarto, sì. Quindi si tira sulla biglia avversaria. Stai giocando di sponda, ah no, infatti. Di sponda parabolare, 2 sponde. Fare il pallino. Questa è una grande bella, uscita. Bella, sì. Per intanto marca 3 punti. E allunga più 10. Tutt'altro che banale questa uscita. No, per Matteo, mi è piaciuta molto questa. Tant'è che poi a spizzicare la biglia avversaria e a correre via i rischi erano tanti, anche perché sarebbe finita in mezzo al quadrato superiore.
se non addirittura col rischio di andare a bere. Quindi devo dire grande soluzione da parte del toscano, a cui manca l'appellativo. Glielo dobbiamo trovare, Gianluca, entro oggi. Beh, è sempre stato il bambino. Lo so, non me l'ha detto che lui era il bambino, ma era il bambino quando aveva quando ha incominciato a giocare, che già aveva 16 anni. Si prende il pallino da 4 e trema il birillo di testa, cade solo il laterale, bello, solo un po' corto adesso. Non però. Soddisfatto, Daniel. Eh no. Anche perché pagherà questo traversino. Lo paga caro qua. E difatti lo vediamo scuotere la testa al fondo dell'inquadratura. Che se non è fatto questo traversino per Gualemi, non è impossibile, ma lo deve giocare bene Matteo. Perché secondo te? 6 punti? Guarda come porta la propria all'angolo, guarda come l'ha giocata. Vabbè, adesso va un po' lunga forse. No, neanche. No, perfetto, perfetto. Pazzesco. Matteo sta giocando straordinariamente. Benissimo Lopez, straordinariamente Matteo. Una bella partita. Molto. Entusiasmante questa semifinale. Allora, sponde palla di effetto contro. Troverà il pallino da 3. Probabilmente un 3 a cui avrebbe rinunciato. Dici? Ma secondo me sarebbe terminato in difesa, così paga giro. Sì, anche se comunque l'ha deviato la corsa dalla parte giusta. È risultato corto, serviva un po' di più. Il giro c'è, lo fa pagare caro. Poi ritorna sotto il castello dopo aver abbattuto rosso e bianco da 6 punti, allunga più 13. Lezione di biliardo stanno dando questi due giocatori, e in particolare il 31enne Matteo Gualemi, il fiorentino Matteo Gualemi. Questa esecuzione è proprio esente da difetti. Non lo so, o ci rilacciamo al sommo poeta e quindi andiamo sull'Alighieri, ma insomma, forse chiamarlo l'Alighieri sarebbe l'Alighieri del biliardo, forse fammici un po' lungo. Pensare. Domani ti dirò qualcosa, fammici pensare. Anche se l'Alighieri non ci sta male. Metti uno scontro Alighieri-Cannibale. Alighieri-Cannibale. Bisogna... Possiamo anche lanciare, insomma, una sorta Anche Lopez non ha... Tu l'avevi definito benissimo il viso da cinema, no? La faccia da cinema. Quindi gli dovremmo trovare il nome d'attore. Non so perché mi ricordava francese, lui che è argentino, Jean Gabin. Ma... Tanto qui. Capolavoro, 6 punti. Matteo Gualemi aveva tirato fuori un capolavoro. Sì, comunque di un giovane giro. Jean Gabin. Vabbè, adesso ci stiamo più dei tuoi... divagando troppo. È su, più su dei questi tuoi appetiti. Tempi. Grazie, sei simpatico. quando fai così sei veramente simpatico. Guardate se non è una faccia da cinema. L'avete visto il nostro regista Gambuti, l'ha subito inquadrato lateralmente dietro. E adesso anche Matteo Gualemi deve andare a scavare questo ingresso. Allora, infatti. La giocata che poteva essere o di gancio o la presa di prima, è un discorso già fatto precedentemente tra me e Gianluca, va bene anche presa di prima, tant'è che il risultato, come vedete, è positivo. Qui, eccolo là. Guarda. Ma dalla regia mi dicono Dean Martin, no, Dean Martin no. Di Martin era proprio il classico, vabbè, era di origini italiane, era Dino Crocetti, credo che fosse il suo nome originario, era americano, no? Più faccia americana, no? Lui è più tormentata quella di Daniel Lopez. Però davvero sarebbe una bella immagine da pubblicità, funzionerebbe. Lopez sì, no, se io dovessi scegliere un viso per il biliardo, televisivo Lopez. Sì, sceglierei Daniel. Raddrizzata per Matteo Gualemi. Di prima a incrociare. Tutto. Lo sbirillamento gli aveva già portato via, oltre che la fila centrale, anche il birillo di destra, poi lui abbatte quello di sinistra, 12 punti, 48 e si porta in chiusura. E questo è un set magistrale, non è solo il tiro, ne ha eseguiti diversi, questo è proprio uno di quei set da parte di Matteo Gualemi da proiettare nelle scuole di biliardo. Assolutamente, anche questo filotto a incrociare
bello anche didattico. Tutto, perché uno, vabbè, guarda quanti birilli cadono in genere, no? I meno smaliziati, quelli, certo, diciamo, non dico i neofiti, ma quelli che ovviamente puntano allo spettacolo, ma era la rimanenza che era bellissima, tant'è che se ne viene purtroppo fuori molto male Lopez, e praticamente si consegna, consegna questo terzo set. Non chiuderà adesso Matteo Gualemi, ma già 19 punti di vantaggio. È pur vero adesso che la linea di tiro finisce proprio all'intersezione delle sponde, quindi non è che sia proprio una meraviglia. Allora, giro. Giro di scambio, di passaggio per Gualemi. Però, tanto ne cadono 4 e sono 52, quindi si porta in chiusura del terzo set. No, ma proprio di scuola. Un set da scuola di biliardo. Bricolla. Massimo effetto buono. E qui deve fare cose belle Lopez per pensare di poter rientrare in questo terzo set. Sì, no, nel senso che esegue una gran bella bricolla, guardate la rimanenza, notevole. Però purtroppo non cadono i due bianchi, quindi rimane a 29. Ancora bricolla. Se vi piacciono le bricolle, adesso ne vedete un'altra. Posizione diversa, lui la gioca centrale a cercare difesa, che trova. Qua è perfetta questa palla per Gualemi, lui ha giocato sulla palla grossa per due motivi: uno, non si rischia di pagare il traversino, l'abbiamo detto tante volte, e secondo, giocando di palla grossa avvicina la biglia al castello e di conseguenza ne trae vantaggio lui che è in vantaggio. Certo. È Lopez che si deve allontanare dal castello con la biglia o cercare delle stramisure, come potrebbe essere questa cerca proprio l'estrema misura ed è un pochino corta. Esatto. Non è un pochino, è corta. Quindi il bersaglio, per se avesse pagato anche un tiro di sponda, Matteo Gualemi, il bersaglio da colpire è molto vicino, quindi con più possibilità di fare i birilli e di vincere il set. Giro. Bello. 4 punti. Conduzione c'è il rosso per pochissimo, ma guardate ancora la rimanenza. No, ma è veramente da alzarsi in piedi e andargli a stringere la mano, Matteo. Set sontuoso. Sì. Sì, sì. Stavolta con gli aggettivi sono stato abbastanza partecipe. No, sontuoso ci sta. Sontuoso, bene, grazie. È corto perché è impattato? Sì, è corto perché è impattato col pallino. Quindi marca solo il pallino, da 3, ovviamente. E siamo al tiro di chiusura del terzo set. Set ball per Matteo Gualemi. Giro. A caccia dei 4 punti. Non arrivano per poco. Ecco, al set sontuoso poi arriva, vede uno, si spertica in lodi e poi comunque arriva l'errorino. È un buon tiro, è vero che non ha chiuso. No, non ha chiuso, perché comunque la rimane, guardate dove ha lasciato la... No, disastri, no. No, è che però... Potrebbe diventare un mezzo disastrino se Lopez gli prendesse questa sponde, sponde biglia o il pallino. Secondo me l'aumenterà anche di forza, penso. Infatti, guarda, se lo va proprio a cercare Lopez quel pallino. Vediamo come lo prende. No, il problema di questo che non lo prende, il problema che non lo prende palla è che aumentando la forza per cercare anche il pallino ha fatto diventare più difficile lo sponde biglia. Questo era. Allora, la mano d'appoggio è estremamente scomoda, quella che vedete è la soggettiva dalla dove stanno parlando i due che state ascoltando in questo momento, la nostra cabina di commento. Quello di profilo adesso è il buon Gianluca Nascimbene e quello di pura nuca sono io, eccomi qua. E questa è quanto vediamo, abbiamo un'ottima posizione, devo dire sono biglietti che costano parecchio, ma noi siamo disposti a spendere tanto e quindi siamo da prima fila. Perfettamente centrati sull'asse longitudinale del biliardo. Sì, questa è la richiesta da sempre, che al di là ovviamente del San Vincent dove non devi spiegare nulla a nessuno, perché come detto è la patria del biliardo. Semmai c'è qualche organizzatore che non ha mai fatto una tappa del biliardo, quelle che si chiamavano le BTP, bisogna spiegare, dice però guardate che la postazione di commento deve stare al centro del lato corto perché è la posizione migliore. Allora, secondo set ball per Matteo Gualemi, vediamo il giro stavolta, quello di prima era stretto, stavolta ancora un pizzico stretto. È un momento un po' strano, così. Di chiusura. Non dovevo definirlo sontuoso, guarda, mi sono ricreduto, capito? Ho usato sontuoso e adesso Matteo Gualemi, peccato.
Giuro che la prossima volta mi contengo. Raddrizzata. Raddrizzata di Daniel Lopez. La fa pagare. Ah no. Ah no. Poco. Poco. Qua con un buon piano. Era... è attardato, perché a 32 deve fare due tiri e mezzo perfetti, però con un buon pieno poteva mettere almeno un po' di pressione a Gualemi, che non ha brillato negli ultimi due tiri, no. Allora, vediamo la garuffa, c'entra il due sponde. C'entra addirittura al massimo, tant'è che ne servivano 4, ne marca 1, che rispetto a due tiri precedenti è già un passo avanti. 58-34. A questo punto siamo in quella fase in cui il giocatore avversario, quello che è in svantaggio, fa un po' fatica, perché lo svantaggio è tale che, cioè, con tutta la buona volontà, però è ovvio che comunque stiamo parlando di professionisti, quindi tengono bordone sino all'ultimo, ma le motivazioni per la Daniel Lopez sono ovviamente molto molto esigue. Anche perché non, c'è una regola che non permette di infilarsi le biglie in tasca, quindi no? Perché qui bisogna veramente mettersene in tasca. Però. Vediamo, arriva la chiusura. E arriva anche con un bel tiro, tra parentesi. Allora, ne arrivano solo due, ne arrivano 8, quindi sono 66-34 e ritorna in vantaggio. Dopo essersi aggiudicato per 71-40 il primo set, aver perso 64-42 in modo meritato, perché Lopez ha giocato splendidamente il secondo. Bella, bello, bel terzo set, come detto, splendido. Poi gli ultimi due tiri, il penultimo e il terzo ultimo di chiusura di Matteo. Hai ricevuto una telefonata, Gianluca? Sì, ho ricevuto una telefonata. Dai, da chi? Da un appassionato oppure da un grande campione? Ho ricevuto la telefonata che mi piace tanto ricevere sempre, che è quella del mio maestro e del maestro di Matteo. Quello che per 10 anni era sinonimo di biliardo, almeno sì, per 10 anni. Quando diciamo dicevi biliardo, chi lo associavi a? A Carlo Cifalà, ancora ora, quando si dice un tiro, ma chi sei? Sei Cifalà. E perché sì, ti ha chiamato? Mi ha chiamato perché ieri per farti sera, complimenti? A parte che mi ha detto che non ho indovinato una scelta di Matteo di Matteo Gualemi su una chiusura, e va bene, mi ha un po' tirato le orecchie. No, si parlava della finale, cioè ha voluto semplicemente chiarire questa cosa. Allora, torniamo a 6 anni fa. Torniamo a 6 anni Eravamo fa. Eravamo qui a San Vincent, c'ero anch'io, c'eri anche tu. E anche se non eravamo insieme a commentare. Allora, finale del campionato italiano nazionale. Sì. Si ritrovano di fronte l'allievo e il maestro. Il maestro, sì. Cioè l'allievo è Matteo e il maestro è Carlo, cioè Gualemi ci fa là. Certo. Allora? E c'era chiaramente. Ieri ne abbiamo parlato a lungo di questa cosa. Matteo Gualemi era già passato nei professionisti, Carlo Cifalà doveva vincere la finale per andare nei perché professionisti. Perché il campione dei nazionali passa nei professionisti, mentre lui, Matteo, se l'era già guadagnato in virtù della stagione regolare, aveva già i punti che lo facevano salire. Esatto, okay? Le verità è che chiaramente si saranno sicuramente parlati. Ieri abbiamo ricordato quando sul 3-0, a un certo punto sull'ultimo tiro, Carlo Cifalà non chiude, dà il 4-0, ma perché abbandona il campo? Io dissi, lo dissi allora, l'ho ripetuto ieri, ho detto sai che non mi era piaciuta questa cosa, perché da parte del maestro nei confronti dell'allievo lasciare il campo di gioco. Sì, anche Carlo è un essere umano, come ti dissi ieri, diciamo che è stato tutto un po' particolare. Io non voglio entrare nel merito perché deve rimanere così la cosa, però ti posso garantire che Carlo Cifalà a tutti i suoi allievi, compreso il sottoscritto, ha sempre insegnato una cosa, che le partite non si cedono mai. La partita è un risultato sportivo, sia per chi la vince che per chi la perde, cedere o acquisire un risultato. Intanto giro da 10, mica finita, giro da 13, anche se poi toccando il pallino non trova copertura. Ma ti ha raccontato una cosa che non sapevamo e non potevamo sapere. Sì, no, io la sapevo, però non potevo, siccome mi ha autorizzato Carlo a dirla, la dico, cioè lui l'aveva... No, siccome fa parte della storia del biliardo... Si erano chiaramente tra maestro e allievo, ma non soltanto maestro e allievo, tra Carlo e Matteo,
C'è una storia, ci sono centinaia di migliaia di chilometri passati in macchina insieme. Carlo, che l'ha allevato come suo pupillo, l'ha sempre ammesso. Aspetta, che poi, visto che tu racconti un fatto di storia, io racconto un piccolo fatto di storia dopo, che è un aneddoto sarebbe. Quindi Andiamo con la storia. c'è Quindi. stata la cosa dell'allievo che giustamente dice al maestro: va bene, però io sono già dentro, vai avanti tu. E Quindi Matteo gli offre la partita. Carlo rifiuta assolutamente. Giusto, l'ha fatto benissimo. Sportivamente l'atto dell'allievo. Poi Carlo gli ha anche fatto capire il perché, come l'ha sempre detto a tutti, cioè è un risultato sportivo, ma a maggior ragione è un titolo, è un qualcosa che rimane per tutta la vita. Vabbè, è un titolo dei nazionali, tra l'altro era il primo titolo importante al di fuori di quella squadra che avrebbe acquisito Matteo Gualemi. No? E Carlo Cifalà era già, quanti ne ha vinti di titoli? In quel momento lì ne aveva già vinti una decina, campione del mondo, 2 volte campione europeo, 10 volte campione italiano, vincitore di 300 gare nazionali o giù di lì. Cioè, Carlo non aveva bisogno di quel titolo, Certo no? che no. Esatto, e quindi sono state dipinte un po' di versioni. E ieri sera Carlo me l'ha detto, addirittura voleva correttamente Andato parlo. benissimo Filotto e Sì, Strike e perfetto. Cardano, tutti i birilli 12 punti. Mi ha telefonato anche gentilmente, mi piacerebbe parlare con Enrico, e gli ho detto: ma io gliela chiedo l'autorizzazione anche di dire qualcosa in diretta, sicuramente. Ha detto, cioè ci teneva a chiarire una cosa Io bella. sono ben contento che ti abbia chiamato. Sì, Ma assolutamente. voleva, nel senso che voleva venircela a raccontare lui? No, ti voleva chiamare oppure far sì che io lo dicessi in diretta, spiegarti la cosa, e io ti ho chiesto di. No, quando me l'hai raccontata prima, difatti mi ha fatto piacere, insomma, darti l'opportunità che la raccontassi tu, visto che la telefonata a Carlo Cifalà l'ha fatta a te. L'aneddoto, o spiritosamente un aneddoto, come l'ho definito, invece, parla delle origini dell'amicizia tra questo signore che ha scritto la storia del biliardo per decenni e, come ho detto, almeno per 10 anni, 15, biliardo era Carlo Carlo Cifalà. Cifalà. Allora, tre sponde di calcio, vediamo la misurissima che cerca. C'è, ci sono 4 punti. E vediamo se mette il birillo. Sì. E quindi siamo al limite. La vede ovviamente, ma non per andarci diretta, per andarci un tre sponde di calcio. Come nasce l'amicizia tra Carlo Cifalà e Matteo Gualemi? Matteo mi racconta che era sul limite tra i 17 e i 18 anni, va a fare la sua prima gara, giovane talento. Vediamo, questa è una replica di quella di Lopez, meno bella perché non ci sono i 4 punti del castello, e avendola fatta sull'interno invece può tirare lui il giro invece. Come nasce l'amicizia? Perché il giovane, praticamente 18enne, Matteo Gualemi, si imbarca insieme ai suoi amici toscani, Sandro Giachetti e Mario Papini, e c'era Cosci anche, e va a fare il suo primo torneo lontano da casa. Mi sembra Campobasso, non essere contento. Intanto giro da 8 punti per Lopez, che è lunga, perché sono 39-21, quindi cominciano già a diventare 18 punti di differenza con una bella rimanenza. Quindi un Gualemi sedicenne, insomma. Sì, e succede che i suoi amici di viaggio perdono tutti e tre. E che fanno? Presi dal furore agonistico, dalla sconfitta, lasciano il giovane fiorentino in A cui, piedi. a piedi, partono. E che succede? E che succede? Che, essendo abbandonato dai suoi compagni, Cosci, Papini e Giachetti, ma era Papini oltretutto il capo, quello che guidava, no? Capo Il squadra. capo squadra, si ritrova questo giovane imberbe e va a scrutare il tabellone e dice: ma chi è che mi potrebbe accompagnare, che ritorna in Toscana? E vede Cifalà, per cui si avvicina al maestro e gli chiede: scusate, gli racconta brevemente la storia, senza citare il nome. La cosa buffa è che Carlo Cifalà gli fa: ma eri con Papini, vero? Fantastica. Fantastico. E così nasce l'amicizia tra i due che fanno il viaggio in macchina. Ne faranno tanti di viaggi in macchina. Mi racconta Matteo, che vabbè, il suo idolo era Davide Martinelli, era tutto in casa perché aveva dei grandi giocatori toscani, no? Mi dice: in realtà io maestri maestri, veri veri, non li ho mai avuti, perché mi dicono, l'ho detto io, che il mio primo è stato Alberto Putignano. Dice: sì, mi avrà fatto una lezione, ma io in realtà giocavo con Alberto in squadra. Quando Certo. conosce Carlo Cifalà e lo prende in squadra con lui,
e poi vinceranno 5, per rettifichiamo, fra me e te è nata la querela, avevi ragione tu dandone 5, io invece ne attribuivo solo 4, o Green, Bassa Marea, Carlo Civà, capitano, il giovane Matteo Guale, in squadra, vinceranno 5 campionati italiani, e dice con lui, con Sandro Giachetti, dice in realtà anche lì Sandro mi avrà dato una lezione, io imparavo parlando con loro, giocando con loro, non ho fatto la classica lezione, certo che sono i miei maestri, perché io ho imparato da loro, ma ho imparato giocando con loro e parlando con loro e viaggiando con loro. Sì. Con Carlo Cifalà secondo me si impara incredibilmente viaggiando, viaggiando stando le notti, le tarde serate a sentire lui che racconta. Una volta ero con mia moglie al mare, sentivamo parlare Carlo Cifalà, era una follonica, abbiamo guardato l'orologio, erano diventate le 3:30 del mattino e mia moglie era imbambolata a sentirlo parlare, cioè un magnetismo incredibile. Quindi Chiarita, dai, andiamo. Abbiamo raccontato la storia e anche qualche particolare interessante, non sostanziale della vita di Matteo Gualemi o di coloro che ha incontrato lungo la strada, però arricchiscono il personaggio di questo 31enne e questo è Gorina che fornisce una parte importante del tavolo da gioco, che sono i panni, questo signore spagnolo che non si fa mai mancare le finali, viene a controllare tanto nel momento più bello della stagione, insomma, tanto la un qualità. Angolo di qualità di angolo, sì, perché si marca Lopez. Anche il pallino. Lopez si è portato a 50 e si è portato in tira a chiusura. Partita sempre tiratissima tra questi due giocatori. Qualemi stretta, sì. Non riuscirà a evitare il rimpallo. No, purtroppo no. Quindi sono 8 punti, ma è la rimanenza quella che purtroppo può consegnare. Beh, può consegnare. C'è il pallino che dà fastidio sul traversino. Però Lopez mancano 10 punti. Peccato quel pallino che gli dia così fastidio. E infatti se lo studia bene. Qui di bello nulla. No, di bello no. Tanto perché ha parificato in modo fortunoso, perché c'è il rimpallo, non è che l'ha voluto, e ha parificato su sponda corta, no? Cioè la stessa distanza da sponda corta alle due biglie. Quindi non c'è angolo, e quando è così bisogna crearlo. L'angolo. Sta studiando un impatto sul pallino Daniel Lopez, ma l'impatto sul pallino che poi no ci va di misura a cercarsi, tanto si marca i 3 punti, va 53, secondo me è giusta, ha fatto una bella pensata Daniel, perché lascia comunque scomodità a Gualemi può battere lo spondebiglia sicuramente, ma lo deve fare o con la mezza stecca o con lo steccone addirittura. Quindi non c'è prolunga che tenga. E quindi allora non tira col proprio attrezzo, ma come vedete è scomodo pur con lo steccone. Dieci punti di svantaggio di Matteo Gualemi nei confronti di Lopez. Sponde palla. Allora, importante per Matteo riuscire a allungare la traiettoria della biglia avversaria e portarla verso sponda corta. Rimane corta, ma calcolare, insomma, si ha meno sensibilità, ovviamente, quando si è. Intanto per due ragioni. Primo perché sei in una posizione scomoda, secondo perché non è il tuo attrezzo. Terzo perché poi quell'attrezzo, per quanto lungo, è ovvio, è calibrato in modo completamente diverso rispetto alla stecca di gioco. Sì, non sono personali e chiaramente, anche perché per fabbricarli chiaramente non vengono usati dei torni normali, ma ci vogliono dei macchinari particolari, quindi sono anche oggetti con un costo più basso chiaramente della stecca personale, quindi la qualità è quella che è. A volte ho trovato dei bellissimi stecconi. Sì. Allora, ci va di prima, si marca il pallino da 4, e questo è importante.
Bravo Daniel, c'è anche interferenza del pallino? Sì, c'è anche interferenza, l'ha giocata benissimo. Si è portato estremamente vicino alla chiusura, soli 3 punti, dal pareggio. Di parabola, Matteo Gualemi. Allora, di parabola è uno spondepalla e vabbè, finisce qui. Non è un tiro comodissimo, ma comunque. Però fattibile. Solo fare attenzione al brandeggio, a sfiorare quel pallino. Giro E alla c'è. ricerca di 2 birilli, arrivano ampiamente. Ne stavano 3, ne arrivano 8, 65 a 43 e quindi noi andiamo 2 volte, una volta in pubblicità e poi è stato chiamato anche il time out da uno dei 2 giocatori e quindi pausa qui dal palè, ci rivediamo tra pochissimo, 1 minuto e mezzo. Roby, mi senti? Chiedi per favore alla grafica il punteggio del quarto set perché mi è svanito prima che riuscissi a segnarlo. Com'è finito? Te l'ha detto Paolo? Come si azzera? Non ce l'ha? Di che lo chieda alla. Vabbè, se riesce ad averlo dall'arbitro che sta di fianco a lui. Se lo richiama un attimo la sua attenzione, glielo chiede. Ti ricordi com'è finito sto quarto set? Perché parlando mi è scomparso e non me lo sono segnato. Il dato Daniel. Daniel Daniel, scusa, Matteo. Matteo, sì. Matteo. 41-42. Eccoci qua, siamo ritornati al Palais di Saint-Vincent, la struttura storica e gloriosa che ospita dai primi anni 2000 le finali del biliardo. Certo, c'è stata qualche divagazione, c'è stato Torino, si è andati anche in Slovenia, a Nova Gorica, a disputare le finali del campionato. Eppure questo luogo magico è sempre rimasto il punto di riferimento. Quando si pensa al biliardo, ci sono dei personaggi straordinari e ci sono dei luoghi straordinari. Ci sono i luoghi dell'anima e ci sono i luoghi fisici. Questo è entrambe le cose. Sia un luogo dell'anima perché rappresenta perfettamente lo spirito del biliardo, che è un luogo geograficamente preciso. Siamo nel Valle d'Aosta, Saint-Vincent. La regione che è 100% montagna, infatti siamo circondati dai monti. Sì, ma poi ci fa là. Scusate, Saint-Vincent. Scusate perché prima Questo è abbiamo avuto. Freud, adesso c'è Freud, adesso. lapsus. Saint-Vincent è capitale del biliardo. È semplicemente capitale del biliardo, va bene. È così il termine giusto. È bello venire qui, è bello magari passare qualche giorno anche in compagnia della signora. Portarla a fare un giro, giocare la finale del campionato italiano, magari potendo, le finali del campionato italiano. Ti vede biliardo di altissimo livello. Ci sono le terme, ci sono Certo. delle camminate splendide. Il filmato della sigla ce lo racconta davvero tutto. Sì, l'abbiamo visto nella sigla iniziale, gli splendidi scorci che circondano. Svegliarsi la mattina guardando le montagne di Saint-Vincent è una cosa meravigliosa. C'è Roberto Gambuti, regista, che ci rifà la sorpresa. Siamo di nuovo qua, cucù.
Non avremo nulla da raccontarvi se non mostrarvi questo luogo, non c'è molto da illustrare. Cogliamo l'occasione, questi sono due monitor, così vi raccontiamo qualche cosina. Il monitor dice, vabbè, questo ci arriviamo anche da noi. E in particolare, l'unica particolarità è che il monitor di destra, quello davanti a me, mostra quello che va in onda. In questo momento andiamo in onda noi stessi, quindi vedete la ripetizione all'infinito dell'immagine. Invece il monitor di sinistra, per nostro piacere, diciamo così, è una richiesta che facciamo alla regia e alla produzione, è un monitor che inquadra sempre la camera alta. Il biliardo lo si produce minimo con quattro camere. Qui in più abbiamo due camere, allora, quattro camere sono la camera alta, la zimutale, quella che chiamiamo zimutale. Poi ci sono due camere sul lato corto, presidiate, o a volte vengono posizionate dai registi sui lati lunghi, ma il nostro Roberto Gambuti, grande esperto di biliardo, le ha posizionate sul lato corto alla sinistra e alla destra della nostra postazione di telecronaca. Poi abbiamo una camera alta non presidiata, cioè non presidiata significa senza operatore, proprio sopra di noi, e poi c'è la camera che si preferisce. E qui vorrei anche invece salutare il nostro operatore, perché qui abbiamo anche la camera a mano, a spalla, dove c'è anche la fatica fisica di portarsi dietro l'attrezzo, e in questo caso viene indirizzato dalla regia, no? Ad andare a pescare i particolari più curiosi. Tutto questo per dirvi che abbiamo chiesto, e noi facciamo la telecronaca con due monitor, ma non mostrano tutte e due la stessa cosa. Quello di sinistra sta sempre sulla camera alta. È ovvio, perché è la camera regina del biliardo, Gianluca, no? Zimutale. È quella che mostra le geometrie del biliardo, ma soprattutto a noi interessa poi sapere, non sempre riusciamo a averlo col 100% di precisione, ma ci mostra la rimanenza, cioè se c'è copertura o meno, se Non è c'è la mai difesa. impallata poi come telecamera, quella che offre anche la geometria del tiro ci fa capire se una traiettoria c'è o non c'è, se c'è il passaggio ad esempio al limite da un pallino, quindi è una telecamera pilota per noi sicuramente. E adesso vi salutiamo, non in voce ma soltanto in video, perché stiamo per riprendere. Come vedete c'è Matteo Guilhemi che dopo il time out, che si può chiedere dopo il quarto set, siamo sul 2-2 di fatti, riprende il gioco. E sinora c'è stata perfetta alternanza. Avanti il toscano, ripreso dall'italo-argentino, riavanti il toscano, ripreso da Daniel Lopez. 65-43, l'ultimo set. Apertura positiva da parte di Matteo Guilhemi. Ricordiamo che non si possono marcare punti, o meglio, uno è anche libero di marcarli i punti, semplicemente sono punti regalati all'avversario. Questo ormai era dalla stagione 2010-2011, quindi stiamo parlando di 8 anni fa, dove non sono più validi i punti di partenza. Come detto, uno può anche contravvenire alla regola e segnarli, significa che sono punti regalati Li all'avversario. dà l'avversario. Giro 2. Due punti soltanto Sì, non è stato per. fortunato. Non è Non bellissimo il tiro, gira, cioè non è esatto. proprio bellissima l'esecuzione del giro di Matteo. Non era nemmeno semplice, mano sul legno. Era complesso come tiro, non l'ha sbagliato di poi moltissimo. Tanto non l'ho citato prima, ma anche perché faticavo a ricordarmi in quale categoria fosse il figlio di Giuseppe Consagno, cioè Vincenzo Consagno in prima fila, prima la regia l'ha inquadrato. Master. Master, ecco, master. Gancio per Gualemi. Vediamo se cercherà di spostare la battente verso l'angolo. Ah no, aveva No, puntato, poi sfaccio di terza a sfaccio. sviluppare d'effetto. Non è perfetto, non è fortunato perché marca soltanto i due punti del birillo esterno, peraltro una splendida rimanenza. È una bellezza questo tiro. Bellissimo. Manca la perfezione dell'abbattimento del filotto. E qui garuffa per Daniel Lopez. Bella impegnativa, intanto perché è un L'ingresso tiro c'è. tutto biliardo. E poi perché siamo di sempre qua noi in prima. Lo spettatore in prima fila perché paghiamo l'abbonamento, il canone, come fanno tutti i bravi cittadini. E è tutto biliardo primo. Ah, è Ma che riuscito a entrare bell'ingresso, sì. benissimo, C'era benissimo. in una posizione abbastanza agevole perché è una delle posizioni di prova biliardo. L'unica cosa di diverso dalla prova biliardo poteva essere che batteva con la mano sul legno, difficilmente si prova il biliardo in quel modo, però
giocata bene ma fattibile questa palla. Più difficile invece questa garuffa che cerca Gualemi. Infatti la trova dopo il rimpallo, dopo quasi con questa precisa intenzione il tiro. Sì, sì, poi spiegato doppia possibilità al tiro, di arrivarci di due sponde e dopo intercettarla dopo una sola sponda. Ma l'esito comunque è positivo perché comunque ottiene una bella difesa. Se avesse preso palla leggermente più grossa avrebbe fatto una difesa migliore perché si sarebbe spostato dall'angolo con la palla bianca, la gialla sarebbe andata più verso il centro del biliardo, però una buona rimanenza per Matteo, pallino da 4 di sfaccio di sponda per Lopez. Lo prende benissimo il pallino, continua a correre lungo sponda corta con la biglia battente, tanto 4 punti e sopravanza e sorpassa Matteo Gualemi. Questa è ricca una palla da intenditore. Questa è bellissima. Tutto giocato, non era facile prendere il pallino di quella porzione, sai, averla così sottile. Anche per i giocatori meno esperti, perché non è un tiro tecnicamente difficile, avere nel bagaglio questi tiri significa ritrovarsi magari dopo tante partite ad avere quel tot di punti in più che può fare la differenza. Quindi oltre a imparare, secondo me, i tiri difficili o i tiri filotti, giri e quant'altro, anche giocare un po' di queste rifiniture, questo gioco di schermaglia non fa male, anzi, tutt'altro, imparare a giocare. E ripeto, non sono difficili, può tirare un giocatore proprio d'ingresso. Angolo di seconda, solo un pizzico largo, quindi c'è il pallino da tre. Che ha preso bene. Parte buona del tiro qui per Lopez. Molto. Perché è stato dal giusto al largo. Quando questo angolo si sforza stretto, la battente salta in mezzo al biliardo e si rischia di fare un mezzo disastro. Invece così ha controllato. Però Matteo Gualemi può fargli una steola feroce qua. Eccola qua. Infatti appoggia la biglia avversaria al pallino. Quando gli togli tutte le posizioni di tiro, quindi è costretto ad andare di sponda, è quella che si dice steola feroce. Tutte le volte che viene frapposto il pallino tra biglia battente e biglia avversaria si chiama steola, feroce appunto, però quando gliela tiri, gli togli veramente tutti i tiri all'avversario, tutti i tiri diretti, e rende difficile arrivarci anche di sponda. E qui, oddio, il trasponde di calcio. Ma quanto deve passare vicino quel pallino? È buono, qui arriverà verso il pallino da tre, bravissimo. Bello. Lopez. Bellissimo. Bravissimo. Grande geometria, riesce anche a scambiare, porta adesso la biglia avversaria verso l'angolo. Lascia un giro sia Gualemi, ma un giro tutt'altro che scontato, da guadagnare. Vediamo come intende fare ciò il campione fiorentino. Aia, non gli è proprio partita. Ha preso proprio una porzione sbagliata, quindi è largo, lungo. Errore, primo errore di questo quinto set per Gualemi. Più che altro non gli è partita la steccata, proprio è partita più corta di forza, non aveva il giusto nervo. Vediamo Lopez. Triscio di mezzo colpo probabilmente. Sì, tiro tutt'altro che semplice, leggero effetto sulla destra della biglia battente, striscio che esegue benissimo, passa sul centro del castello, 6 punti più il pallino da 3, gran tiro, non è semplice per nulla, lo ripetiamo, lo striscio così mi piace di più, ecco, così di mezzo colpo mi piace di più perché ha un senso anche come errore, cioè se si fa l'errore è un errore un po' più contenuto. Mi piace poco a spingere, diciamo. Mette subito in difficoltà e pressione a Matteo Gualemi. Ma di gancio. Gualemi, bello. Guarda la risposta, esplode il castello, 8 punti. 8 punti e non è finito perché c'è anche il pallino da 3. 11 punti, grandissima realizzazione. Sembrava potesse prendere il volo, invece no, il toscano si fa sotto a Daniel Lopez. 3 soli punti di distacco. Che risposta. Gran tiro, grandissimo tiro da parte di Gualemi. Allora, un solo errore da parte di Gualemi, ma anche questo, siamo solo all'inizio, ma si sta prefigurando un set, il numero 5, magnifico. Bella difesa da parte di Lopez. Caruffa.
Molto bella comunque la formula di gioco 4 su 7. Proprio una partita più giocata, più interpretata. Certo, non si può fare durante l'anno perché allunga notevolmente i punti. Un conto è farlo per le 5 partite della pool finale, i due quarti, le due semifinali e la finale. Un conto è una stagione regolare dove batterie insomma, allungherebbero a dismisura in modo incontenibile le durate. Puoi allungare una partita anche di un'ora abbondante, quindi se la moltiplichi poi... No, sono favorevole. Giro di passaggio per Lopez. Termina largo e rimane perplesso anche lui. Non mi sembra che la veda. No, difatti bricolla. Bricolla per Gualemi. Carica di effetto buono la biglia battente. Entra al massimo. Bella. Sì, perfetta questa. Non ci sono punti, ma guardate la rimanenza delle due biglie. Questa è proprio la bricolla scolastica con l'uscita all'altezza del secondo diamante, sul largo ad aprire così. Le biglie in difesa d'occhiale. Costringe Lopez ad andare, vediamo se di due o di una. Due. Pallino da 4. Allunga il pallino, marca bene, 4 punti importanti, stavolta riallunga, l'italo argentino, più 7. Lui aveva preso la cittadinanza italiana nel 2004 o 2005, uno di quei due anni lì. Molto prima. Molto prima, dal 92. Addirittura. Sì. Si trasferisce, mi ricordavo il 2004, ma il 2004 è l'anno in cui si trasferisce in Italia. Sì, quando ha fatto le prime, quell'anno è stato l'anno che ha fatto le prime BTP. 2004. Sì. Ne so qualcosa. Giocherà ancora 2 anni sino al 2006 per l'Argentina. Infatti il mondiale, quello vinto da Michelangelo Agnello a Siviglia, giocava per l'Argentina. Giocava ancora per l'Argentina. E poi il successivo 2008 Sarteano, vinto da Andrea Quarta. Ma guarda un po' Enrico cosa ha fatto Gualemi. Bellissimo. Adesso vediamo se anche la forza di 2,5. Superata la linea di mezzeria e la perfezione assoluta. Tiro capolavoro. Mamma mia Gualemi. Un tiro fantastico. Meriterebbe qui di alzarsi in piedi, tributargli una standing ovation. Allora, non ci sta il birillo laterale, ma tiro meraviglioso da parte di Gualemi. Guardate la perfezione. Non ho parole. Ancora fare attenzione al brandeggio, sfiora il pallino Lopez. Va di effetto buono, va all'accosto di due sponde. Anche questo tiro banale, ma... Un conto è arrivarci, un conto è come ci si arriva, Lucia si arriva molto bene. Pizzico di forza in più avrebbe parificato poi le due biglie a sponda corta, ma ci è arrivato molto bene. Stasera abbiamo proprio tutto il biliardo, perché questo è un incontro tra due giocatori meno colpitori, ma molto più tecnici, che basano molto la strategia molto più sul gioco, sulla schermaglia, e poi invece un incontro tra il cannibale E D'Artagnan. E lì siamo più sulle colpiture. Eh sì, perché sono due colpitori eccezionali. Sì, è bella anche questa casuale divisione delle tattiche di gioco. Chissà, sono curioso della tattica più che altro di Antonio Lamanna, se cercherà di contenersi un po' per non esporsi alle terribili colpiture del cannibale, oppure se vorrà attaccarlo sul suo campo, lui che è oltremodo eccezionale colpitore. Allora, bravo, perché comunque la posizione era tutt'altro che comoda. Se ne viene fuori molto bene Matteo Gualemi. Questo gancio lascia la propria biglia attaccata a sponda corta e allunga nell'altro quadrato invece la biglia di Daniel Lopez. Ed è la posizione della biglia avversaria che gli fa scuotere il capo, come abbiamo visto. Penso ci sia l'angolo, Enrico. Vederla la vede? Sì.
rimpella. Si fa anche... No, ha rimpallato, ha alzato anche la mano per chiedergli scusa. Si è anche fatto il pallino, sì. 4 più 4 in modo fortunoso. Risorpasso da parte di Lopez. Prolunga perché è un pochino al di là della linea di mezzeria. Allora, un raddrizzo, vediamo come lo gioca Matteo Guilhemy. Se andare di prima passata sul castello, di prima passata lo gioca. E poi a contenere la corsa, sponda corta, sfiorando il pallino, che non marca. Non è fortunatissimo, perché in quell'unica passata in cui si giocava, le possibilità, le chance di punti, abbatte solo il laterale. Ne rimane indietro Lopez. Stavo ragionando sul fatto di che peso ha questo set. Ormai pesa tutto come un macigno. Sai perché, se ci pensi, è una partita che si sta rivelando dispendiosa di energie per entrambi. Quindi arrivare al prossimo, al sesto, con un set di vantaggio, secondo me. Bravo, si marca il pallino, però passa interno al castello, ma bella la rimanenza, molto bella. Che pagherà Steola. E non ci sono altre possibilità, che cercare di mettere quel pallino. Alza il pallino, lo fa sollevare leggermente, guardate come rimane in posizione Guilhemy, per guardare tutta la traiettoria della palla. Ha una porzione per scappare. Una porzione sottile, un quarto di biglia ce l'ha, Lopez. Addirittura attacca di colpo, allora gioca il pallino da tre. Esatto. Scappare con la sua, ritornare sul pallino. Si è alzata la traiettoria della biglia di Matteo Guilhemy. Ce l'aveva un po' troppo scarsa, probabilmente. E non è riuscito a quadrare questo disegno che aveva in testa di allineare, di realizzare il pallino e mettere la gialla più vicino alla lunga, essenzialmente. Allora, Filotto, in prima passata ne marca 4, poi uno sbirillamento gli regala anche un altro birillo esterno, sono 6 punti. Un ottimo controllo delle due biglie, perché sia la propria che la bianca, la battente, che quella avversaria le fa correre sull'asse longitudinale, vedete? Proprio sulla linea che taglia in due sul lato lungo il biliardo. E c'è il sorpasso, anche se esiguo, ma più 2 di Matteo Guilhemy. E qui Lopez è andato a vedere il 2 a mo' di 3. Ancora un'occhiata, poi probabilmente lo giocherà dalla lunga in basso rispetto ai vostri teleschermi. Invece sembra che lo giochi in alto. Di qua, anche a me piace di più, l'ho detto perché l'avevo visto orientato, perché di qua si fa più bella la posizione del pallino, vedrai che aumenterà molto la forza per mandare la bianca al pallino da 3. Eccolo qua, il 2 modi 3, perfetto, non abbatte per un'inezia la fila trasversale. Questo sarebbe e non stato si copra. Non si copre. Un caso però. Sì, certo. È più bella proprio come parte di tiro. Infatti mi stava stupendo il fatto che si stesse indirizzando dall'altra parte. Parità. Mancano quegli 8 punti. Vediamo la raddrizzata. Passa sul castello, evita il rimpallo. Rimangono solo 2 punti. Però nel paniere di Matteo Guilhemy. Punto su punto. Non si stanno staccando. Quinto set tesissimo e la tensione incomincia a salire a livelli altissimi, tanto ci si gioca la finale di questo campionato italiano professionisti. Garuffa molto molto bella, non cade il rosso per poco, ne cadono 2 bianchi, sono 4 punti. Non che stiano giocando male, anzi mancano le grosse realizzazioni. Sì, ma sta anche giocando perché... bene, però non cadono, però a parte quello è un grande set. Si mettono molto nella condizione di fare errore. I due Garuffa
Bella, questa porta anche due punti, però come dicevamo prima manca il pieno del castello, eh. Quindi piccola realizzazione. Di nuovo parità, 43 punti ciascuno. Garuffa. Stesso tiro. Effetto ore 10. L'altezza più o meno del primo diamante, bella, però anche qui cade un birillo, due punti. 45 Lopez, 43 Gualemi. Questo, se volete, quando si eseguono così, si inaugurano i festival delle garuffe. Sì, di solito il primo che smezza manda l'altro al volo, cambia un po' l'inerzia di questo, di questa sequenza. Oppure su questo 2, cioè il 2 esterno del castello, che porta la battente più verso il centro, quindi rende la garuffa assolutamente più complessa. Già, molto. Con le due biglie così sul vicino, una è proprio la battente è proprio sull'asse longitudinale, l'altra molto vicina. E ancora una garuffa, questa è più complessa delle altre, vedete che ne prende una porzione molto sottile, qui arriva l'errore, proprio perché era difficile questa, molto alta la biglia battente, ma soprattutto erano entrambe praticamente sull'asse longitudinale. Esatto, ma i più credono che sia una difficoltà di traiettoria. Di questa garuffa che ha tirato Daniel Lopez non è la difficoltà della traiettoria. Intanto vediamo lo sfaccio di Gualemi, sfaccio di traversino di seconda, in prima ne batte due, poi tutta la fila trasversale, vediamo se arriva a coprire, se arriva a coprire. E il capolavoro invece no, è corta. Sono, comunque si porta in chiusura, 55, quindi comunque un tiro finalmente realizzativo pesante, quello che sinora era mancato, perché ne realizzavano 2-4. Però c'è la possibilità della replica, ovviamente, sul traversino, qui l'addrezzata di traversino. Vediamo con che forza lo giocherà Lopez. Gioca 2,5. Di seconda, allora, batte il birillo di testa. Aveva bisogno di battere gli 8 perché è un gran tiro, ma mancano 8 punti. Sì, gran tiro di Daniel, eh? Ancora pienamente in partita, anche perché mette in difficoltà adesso Matteo Gualemi, che deve andare un 3 sponde di calcio o un 5. No, assolutamente di 3. Gualemi 3, si va a guardare bene l'uscita. Gioca chiaramente ad affondare le biglie. Lunga, corta, lunga. E c'entra il rosso. E grande c'è la chiusura. 8 punti, ritorna in vantaggio. Prosegue questo alternanza di Gualemi avanti, raggiunto. Bello. Sì. Bella chiusura di Gualemi. Siamo sul 3-2. Quindi si va al sesto set, si gioca il meglio dei set. Bella partita. Bellissima, bellissima. Degna semifinale di un campionato italiano dei professionisti. Quell'errore è stato fatale, Roberts, quell'errore della garuffa, ti dicevo, per chiudere, non è un errore di traiettoria, che non si conosce la traiettoria, è la posizione della palla. Quando la posizione della palla è così sotto al castello, soprattutto se sei destro e tiri con l'effetto a sinistra, non ci arrivi. Quindi sei più steso sul biliardo, non riesci ad affondare bene il colpo, e affondare il colpo significa far tenere meglio l'effetto alla palla avversaria, alla palla battente, e lui non arrivandoci non ha scaricato il giusto effetto, hai visto la presa scarsa, non è arrivato di forza traversino e il set è andato via. Allora, e qui risulta corto. Errore di Matteo, errore di Gualemi, giro per Lopez, traversino penso. Ah sì, traversino. Traversione di 3,5 probabilmente. Allora rimangono 2 punti. No, l'ha giocato di 3 corse, convinto probabilmente di trovare un altro tipo di quadratura. Non è venuto bene, perché marca 2 soli punti e soprattutto offre il fianco. Adesso un traversino da parte di Matteo Gualemi. Cercare di riscattarsi da quell'errore, che non gli ha fatto pagare Lopez. 2 e poi tutta la fila trasversale, sfiora il pallino da 4, per poco non cade tutto il castello, anche il quinto bill, sono 10 punti. Non fa il pallino. Sì, per poco non è la 16, che è il massimo che si può fare, 12 più 4,
Vi ricordo sempre che il pallino toccato con la propria biglia vale 4, quando lo fai toccare dalla biglia avversaria vale 3. E qui Daniel. È uno sfaccio di traversino. Bella posizione, e Vediamo la difatti gliela fa forza. pagare. Sono 8 punti. È rimasto ancora corto rispetto alla sua Eh sì. intenzione. Ancora un piccolo errore di gestione, delle spinte da parte di Lopez. Però tutto sommato non lascia, è da ricavare questo schiaffo per Gualemi, anche un po' scomodo. Vediamo se intercetta il pallino. Sì, 3 3 punti. punti, lo prende anche nella giusta direzione, dalla parte giusta. Quindi una garuffa per Lopez. Battuta vicino all'angolo, quindi leggero effetto, è ancora a segno, 2 punti. È buona, anche se non fa il pieno. Si riprocede a braccetto. 13 Guilherme, 12 Lopez. Sì, gioco regolare in questo momento. Dalla garuffa alla bricolla. La fa sull'interno, non ci sono punti, ma lasciare le due biglie sull'asse longitudinale, cosa che fa alla perfezione. E l'abbiamo visto fare diverse volte nel corso di questa semifinale. Questa gestione della rimanenza, lasciare le due biglie sull'asse che taglia in due lungo l'asse lungo il biliardo. Posizione poi molto scomoda per l'avversario. Vediamo Lopez, si fida, va. La Di garuffa. Liga ruffa. Come detto, è una brutta posizione, vediamo come ne viene fuori. È interna e quindi è molto corta, ma Classico soprattutto punto. interna, e quindi errore. Prima possibilità per un allungo al sesto set per Matteo Gualemi. Se si gioca la garuffa su quella, in quella posizione si deve accettare che a volte di prenderla così. E Che brutto errore sullo sfaccio no, qua è di Matteo successo Gualemi. probabilmente qualcosa alle biglie, si sono agganciati, infatti Gualemi ha alzato le mani in segno di dire cosa è successo. Mi sembra un errore. Disappunto totale da parte del 31enne toscano, che aveva un'occasione d'oro che non sfrutta assolutamente. L'unica è l'angolo che se lo deve ricavare, Lopez. Di seconda, ma intercetta il pallino, quindi rimangono i 3 punti soli. Vediamo la rimanenza. Ritocca poi la biglia battente. No. Errore anche da parte di Lopez. Gualemi traversino a 4. Doppio bersaglio per il toscano. Dato a levare qualcosa davanti Sì, una alla piccola potenziale impurità. traiettoria della gialla. Ricordiamo che anche il pulviscolo può deviare la corsa, nelle biglie. Allora, pallino da 4 non l'ha fatto, per pochissimo, 4 punti. Stupito, di non aver fatto quel pallino. Sembra contrariato adesso Matteo, Un po' sì. non c'è Beh, su quel, qualcosa? ma dal tiro precedente è rimasto basito, su quell'errore, sicuramente dovuto a qualche cosa sulle biglie, insomma un errore marchiano da parte di un giocatore di questo stratosferico livello. Allora, gioca di effetto sulla destra, Vediamo se passa a dare in palla, è nell'attrezzata un di... capolavoro, bravissimo Lopez. Sì, bravissimo, senza la fortuna però di abbattere la fila, ne abbatte 3 bianchi, un tiro del genere meritava anche il rosso, sono 6 punti. Bella la forza, lascia la biglia di Matteo Gualemi sotto il castello. Mi va a dare un'occhiata alla traiettoria ideale da far compiere alla palla bianca. Andrà di 2 a mo' di 3. Vediamo poi il pallino, come viene coinvolto in questo 2 mo' di 3. Non viene coinvolto perché lo fa sulla parte interna e le biglie si toccano 2 volte. Pensavo allargasse la traiettoria e lo giocasse sull'esterna.
e traversino. È già il terzo tiro consecutivo di Matteo che non viene. Un po' confuso in questo momento Matteo Gualemi. E qui invece dal possibile allungo che non ha sfruttato Matteo Gualemi alla prima concreta possibilità, è già più 4 Lopez, di allungare con questo traversino. Non si fa pregare. 8 punti. 29. Più 12. E ancora una buona rimanenza. Ottima rimanenza, direi. Sì. Perché se volete non è il 2 modi 3, perché la posizione è diversa da prima. Cercherà la steola di sponda, sponda lunga, biglia gialla, pallino. Pallino da 3 realizzato, la presa un po' scarsa la palla. Sì. Si porta a 20 contro il 29. Voleva prenderla un pochino più grossa. Non mette in difficoltà Lopez, ha la possibilità buona, perché poi non dà gran fastidio questo pallino per il traversino, giocarlo di prima. E lo fa bene, 6 punti. Poi ritorna dalle parti del pallino, non lo tocca ma rimane lì dietro. Bella distribuzione delle biglie che rimangono angolo. Ah sì, uno strappo adesso di Daniel Lopez. Sì, stavolta ce l'allungo. Più 15. È ancora presto per profilare la bella, però insomma non ci stupiremmo, perché l'alternanza è stata questa. Avanti Gualemi, ripareggia Lopez, ma devo dire che per il livello di gioco sarebbe anche meritato. Devo dire l'interferenza del pallino, la steola stavolta c'è. Stavo ragionando sulla lunghezza di questa partita, siamo già quasi a 1:45. Sì. Come detto, è una partita tra due tattici che ci porterà poi invece a una sfida tra due giocatori più colpitori. È nel gioco, tenendo il gioco aperto, chiaramente le medie esecutive sono più alte, si fanno meno tiri per arrivare in fondo, poi sono più rapidi. Invece quando c'è il gioco finalizzato proprio a mettere in difficoltà l'avversario, chiaramente anche magari le palle che si vedono a vista non sono palle. Sono due giochi diversi, tutti e due bellissimi. Bellissimi, sì. Ci sono giocatori che complementano l'uno e l'altro gioco, Quarta è sicuramente uno di questi, perché Quarta diciamo sempre che ha un eccezionale colpitore. Ma sì, ma ha una visione del gioco totale, una padronanza del tavolo. Intanto errore di Daniel Lopez. Che clamoroso errore da parte di Lopez, che getta le ortiche e l'allungo. E questo grave errore, vediamo se avrà impatti psicologici, perché l'ha fatto nel momento sbagliato. Allora, intanto consegna 4 punti a Matteo Gualemi, biglia libera, questo è ancora più grave. Sul 3-2 Matteo Gualemi era sotto di 15, adesso si è portato a 8 punti, vediamo se pareggia i conti. Vediamo se corregge l'errore del primo acchito. Sì, aveva subito fatto il 2. 8, parità, 35 punti a testa. Abbiamo la rimanenza anche. Mi sembra quella giusta, però sì, è giusta. Lopez ha la possibilità di chiudere un po' di steccata questo sponde palla con un invitantissimo pallino da 3 in arrivo. Intanto è scomodo però, perché sì, deve... col la mano d'appoggio dietro al pallino. Vedete l'inquadratura dall'alto, molto scomodo. Brandeggio anomalo, perché addirittura l'aveva di 2. Beh, la fa anche bene. 4 punti, arriva al pallino, diventano 7, la lascia lì dietro. Dalla scomodità ne viene fuori comunque con un gran tiro, e non sarebbe stato scandaloso anche i 4 punti del rosso. No, anzi. Notevole, vedere da quella mano d'appoggio così anomalmente messa sul panno. L'impugnatura ad anello, l'impugnatura pugno era. Lui invece può metterla sulla sponda, sulla sponda palla, ma arriva l'errore ancora di Matteo Gualemi. Ha forzato Gualemi, ingolosito giustamente da una posizione della posizione del pallino.
poteva una palla così presa a fare 6-3-9, si sarebbe portato quasi a una specie di match point, magari con una steola. Invece no. E guarda Enrico, tutto sommato non è che si è messo malissimo. No, non è una bella posizione comunque per Lopez. Giocherà fisso probabilmente. Giocherà Forse. senza effetto a girare, però è brutta questa palla. Ah no, No, proprio no, solo non fisso. 4, Soltanto solo puntare al 4. pallina, che non marca, peraltro. Si era messo tutt'altro che bene. Sì, la posizione era scomoda. E giustamente lui ha cercato di gestire anche questo piccolo vantaggio di 7 punti, importantissimo anche perché è sotto 3-2, quindi ultima spiaggia per lui. Senza prova d'appello. Nonostante non è una bella posizione manco per Matteo Gualemi, c'è il Dovrebbe pallino. passare il gancio, secondo me passa da quel pallino il gancio. Non è facile, vediamo. Passa, sì. Non era facile, ma riesce a farla passare. Lascia la propria all'intersezionale sponde e allunga l'altra all'angolo opposto. Bella geometria. Tiro notevole. E continua a lasciare l'avversario in difficoltà. Deve parabolare per trovare il punto di contatto con la sponda. E anche di Eh sì. parecchio. La prende di prima. Poi scappa con la sua. E non c'è copertura. Molto male perché purtroppo per Lopez la rimanenza è tale che la sua è proprio sulla verticale del castello, quindi un invito a nozze per uno sfaccio. Sì, biglie distantissime. Sì, no, è facilissimo, però un invito a nozze proprio per pareggiare i conti. Salta la biglia. C'è rimpallo purtroppo per Matteo Gualemi. Nell'ultima passata sarebbe passata sul castello, forse batteva 2, forse batteva 8, non lo sappiamo, non abbatte niente e invece si lascia in una posizione adesso dallo sfaccio al traversino per Lopez, occasione d'oro per l'italo-argentino. Certo che non vorrei ci ripensasse su tanto a questo errore, non era semplice, ma fattibile a questi livelli. Lopez gliela fa pagare, mi sa. Buon per Gualemi. Incredibile, due rasette alla fila trasversale e cade solo il birillo da testa, di testa. Si dipinge un ghigno sul viso da Jean Gabin di Daniel Lopez. E possiamo ben capire che cosa gli stia passando per la testa ed è meglio non tradurlo dall'argentino, dallo spagnolo. No, meglio di Sono no. pensieri assolutamente da bippare, Sì, quasi tutti. no, ma lo capisco, una gran rabbia. Due Questa. rasette così alla fila. Si poteva portare in chiusura. Invece è ancora lì. Setta Una ancora in alto belf. mare. Poi non è comunque una situazione comoda, per Matteo Gualemi. Sponde palla, pallino da 4 arriva, 39. E allungare, deve allungare la traiettoria della biglia di Lopez. Ce la fa. Oltretutto gli lascia la sua. Cioè la battente dietro la pallina. Brutta posizione. Devo dire che tra piccoli errori, sbavature, grandi tiri, continuano a lasciare l'avversario in estrema difficoltà, eh? Questo è un set psicologicamente durissimo. Sì, come avevamo detto, E poi poi. quando arriva il tiro facile, no? Quella traversino con Lopez che poteva allungare, Sì, niente, due qua punti soli. probabilmente gli ha preso una brutta traiettoria anche il tavolo, eh? Non mi sento di imputare tutta la colpa a Daniel. Gancio, pallino da 4 e non trova difesa. Adesso un po' si è indurito anche il tavolo perché anche la tribuna è gremita, prima c'era molta meno gente. Gualemi. Oh, comunque 4 punti importanti per Questa è una Lopez, eh. palla che può voler dire la finalissima. Gli si è squarciata.
arriva neanche il pallino. C'è Matteo Gualemi che ha perso la strada del filotto, la strada dei birilli. Qui tanto la fa anche la tensione. Sta facendo gran fatica Gualemi in questo momento. Entrambi perché anche Daniel Lopez. Sì. Vedete effetto sulla destra, la biglia battente, effetto buono. Prende il pallino da 4 ancora per la seconda volta, punti importanti perché sono 52 adesso. Ancora un'occasione comunque per rimettere in sesto le sorti di questo sesto set per Matteo Gualemi. Qui probabilmente si può mettere, se fa questa, si può mettere in chiusura lui. Qui ci possono essere due soluzioni: o gestire l'impatto col pallino o giocare una passata, ma rischi di non prendere tanti birilli. Mi sa che Matteo gioca quella. A me piace, piace tantissimo come scelta, perché tra l'altro ha visto che pallino da 4 c'è, l'unica passata gli deve portare tanti punti, invece gliene porta due soli. Sono 6 complessivi, quindi 45. Scelta capibile. Si è visto che Gualemi non sta trovando feeling adesso, no, con il tavolo, no, sull'esecuzione, no, no, forte. Perché qui cercava invece di 6 gli 11. Esatto, e quindi sarebbe l'alternativa. A 51, tutta altra situazione. Ma mi sa che qui si è messo nella condizione di pagare Steola. Sì. Sì. Sì, sì. Sì. Interferenza al pallino, alias Steola per Matteo Gualemi. E di 3 per le 5 andrà Matteo Gualemi. Risponde. Lunga, corta, lunga. La tocca. Tiro valido. Vediamo la rimanenza. Se gli porta in dote anche una difesa. Proprio risicata. Sì, mi sembra che ci sia. Diciamo fortunosa. Molto. Sì, anche un po' di più. Garuffa. Questo è un set ball. Servono 6 punti. Traiettoria larga, quindi al massimo trova difese. Che già è una cosa perfetta, perché essere a 55 con l'avversario a 45 e aprirgli le biglie in questo modo. Qui sono curiosissimo della scelta di Matteo. Bricolla. No, penso che ci vada senza, infatti. Senza bricolla, sì. Senza effetto buono. Senza effetto. Due sponde. Ma veloci. Ma veloci. Sì. Se mai poteva puntare al pallino, che non arriva. Vediamo se arriva di forza. No, non arriva. Non arriva. Giro. Secondo set ball per Daniel Lopez, per il 3-3. Carica la stecca, morbido il tiro, gli servono 6 punti, ne arrivano 4, tra parentesi non è neanche passato molto lontano dal pallino, non chiude, ma 59-45. Massimo, se Matteo riesce a fargli questa steola, non è bella farla, perché il pallino è... No, esterno. È una posizione... Deve prendere una porzione sottilissima della... No, più che altro è la misura importante, perché sennò si alza subito la gialla. Bravo, bella, Matteo. Bella. Bravo, proprio bella steola. Non la stessa cosa penserà Lopez, ovviamente. Allora, l'avversario è 48. Adesso qui il problema non è trovare i due punti, il problema è arrivare alla biglia avversaria. Modo tale, oltretutto, da non consegnare insomma una strada asfaltata e larga per magari ottenere la finale. La prende. Mamma mia. Avanti e indietro, vicino al pallino. Sì, allunga la sua sponda corta.
là là, tiro tutto a biliardo. Qui. Qui dovrebbe fare strike. Difficilissima raddrizzata. Sponde palla. Qui bisogna vedere che tipo di riflessione farà Matteo. Raddrizzata devi abbattere tutto il castello. Strike la vedo No, raddrizzata improba. poi non ci sarebbe nemmeno. No, è andata a vedere se per lo scatolino. Ci entra, dici? Ci entra di due. Scatolina. Lunga, corta. Discreto. Se avesse fatto lo scatolino, probabilmente era più vinta che persa la partita per Gualemi. C'è spazio per entrare, ma molto, molto, molto esiguo. Grande suspense qui al Palais. A Lopez alla caccia di due punti. Lopez Passa andrà alla caccia vicinissimo. dell'incastro, sì. E qui, a parte invertite, problemino per Sì, Matteo. esatto. Sai che cosa? Che qui il gancio forse è meglio per Gualemi che per Lopez, perché il gancio di solito è un tiro di rientro in una partita. Qui se gli fa un gancio e la sua la fa scivolare nell'angolo. Beh, intanto sfiora il castello. No, non sfiora, passa lontano, 15 centimetri. Buona, comunque, conservata bene, sempre lì nella zona dell'intersezione delle sponde, la battente. Momenti tesi, si ritorna a controllare la posizione, quanto stacca dalla sponda corta per il gancio. Lopez se l'è andato anche a guardare, perché se non ci fosse l'entrata uno potrebbe pensare anche di gancio di sfaccio ad andare a 4, ma se non bilanci le biglie poi Matteo è a 12 Sì. a chiudere, quindi potresti pagare anche il tiro. No, qua gioca al massimo ingresso ancora. Gancio, passa stretto sul castello. È ancora una situazione difficile per l'avversario. Bravo Lopez. Sta facendo di tutto per far procrastinare Sì, la è chiusura Lopez. durissima, eh? A parabolare, alza la stecca. E questa Fino, volta non arriva. non c'è la copertura stavolta. Vede la biglia Lopez. Si va per la chiusura. Per il 6 pari, 3 pari, scusate, sesto set, 3 pari. E c'è. E ci sono i 2 più 3, 5 punti, 64 a 48. Praticamente l'inversione di prima che era 63-47. E come spesso accade tra questi due grandissimi campioni, si va alla bella. Si va all'ultimo set, rivediamo il tiro conclusivo di Daniel Lopez. Beh, abbiamo superato le 2 ore di gioco, da 7-8 minuti. Adesso siamo all'epilogo, come fosse 0-0. Chi si aggiudica il set va in finale e aspetta l'esito dell'incontro tra Antonio Lamanna e Andrea Quarta. Anche se più o meno un modo di dire, come se ripartesse da zero, perché con le fatiche fisiche e le fatiche psicofisiche, la tensione, questi 6-7 alle spalle, devo dire, è tutt'altro, che giocarsela in un set solo, come se si partisse da zero. Ah, rimpallo per Daniel Lopez, errore subito iniziale per l'italo-argentino. E subito possibilità di attacco di Matteo Gualemi. Allora, gioca di prima sul pallino, pallino da 3 che non lavora a suo favore. E quindi, oddio, non
non si frappone, però un minimo di fastidio quel pallino lo dà, si allarga la traiettoria. Oltretutto anche la rimanenza non è bella. Sai che sta puntando l'angolo Lopez? Già. Ah no, 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 mi aveva tradito l'effetto che stava dando. Che strano, mi dava l'impressione, ma probabilmente dall'inquadratura dall'alto, mi dava l'impressione di tagliare a destra, invece poi, o magari è un effetto che Daniel punta sapendo di scaricare poi con la punta della stecca al contrario. Ha allargato troppo la traiettoria, esatto. Non ci sono punti, situazione invariata, e invece la raddrizzata di Matteo sono 6 più 3, 9 punti, 12-0. Mi sa che sarà piuttosto di nervi. Tu cosa ne pensi, Enrico? Sì, la fatica la sento io, è palpabile. Capisco, dopo 6 lunghi tirati set, oltretutto non sono stati set dove, a parte il quarto, dove c'era una differenza netta, quello vinto da Matteo 66-34, dicevo, sono stati tutti set tiratissimi, e quindi una fatica notevole, fisica e psicofisica, ripeto. Mi sembrano, ripeto, abbastanza lucidi, più che altro stanchi. Non partita, vediamo il tempo. Sì, siamo sulle 2:15 di gioco. Sì. Allora, di seconda cade la ciliegia, 10 punti. Pesante questa. 22-2. E anche la rimanenza. Partenza estremamente felice della bella, dell'ultimo set per Matteo Gualemi. Già 20 punti di vantaggio. Senza effetto, due sponde di calcio, lisce. Ben giocate, perché poi comunque c'è la schermatura sia del pallino, c'è chi segue l'incontro, come vedete, anche in diretta sul web, sul canale, su www.raisport.rai.it. Bricolla ben difficile. È ancora segno adesso. Sì, Matteo, devo dire, sembra essersi messe alle spalle le fatiche del set precedente. Eh sì, con un parziale aperto di 26-2. Quindi adesso i capolavori toccano a Daniel. Brutta posizione anche questa. Giro. Bellissimo Lopez. Esplode il castello. 8 più 3. 11. Si vende carissima la pelle. Però porta 13 punti da Gualemi. Possibilità di giro anche per Gualemi, non penso batta striscione con il pallino in quella posizione. E infatti tira giro. Giro. Non ci sono punti? Sì, 2 punti. ...28-13. Ancora aperta, leggermente in vantaggio Gualemi. E quindi ce ne sono pochissimi. Garuffa, effetto contro, lunga corta, sul largo. E riesce. C'è la forza per andare in copertura. Riesce a difendere. Mezza garuffa ancora per Gualemi. E questa volta c'è un birillo, 2 punti. Sì. A piccoli passi. Quindi c'è la copertura, per fortuna sua che è stato sul birillo. Brutta posizione per Garuffa, ma è una posizione peggiore di quella nella quale ha tirato Gualemi. Bricolla o trasponde? Sembra indirizzato al 3. Tre.
tre sponde. Sì. Sponde di calcio comunque delicato sullo stretto. Questo. Ai. Ai. Questo è un errore che può voler dire. Sì, 17 punti di vantaggio Guilherme, qui può allungare, sì. Allora vediamo l'espressione di Lopez, la concentrazione di Guilherme, tiro fondamentale, questa è la drizzata di traversino di più passate ed è pesante, sono 10 punti per Guilherme. Di 4 passate. Timidi applausi da parte del pubblico che sta trattenendo il fiato come i nostri due protagonisti. Non c'è copertura ma l'allungo è pesante, 27 punti di vantaggio di Guilherme su Lopez. Forzerà a questo punto anche Daniel nella speranza di riuscire a combinare qualcosa. Allora traversino 2, aia, e a tutti i punti persi, 6 punti regalati a Matteo Guilherme. Questo può essere il regalo finale dell'incontro, quello che mette la pietra tombale, perché diventano 33 punti di vantaggio. Eh sì, decisamente. Diciamo anche che Guilherme ha una, e può essere un giro, vantaggio a questo livello, aveva una partita in più. Sì, quella con Ciro Davide Rizzo, 4 punti, 50-13, situazione da capogiro, quasi vertiginosa per Lopez, cercare di recuperare 37 punti. Cerca di sforzare la raddrizzata Lopez. Non ce la fa, ce la fa, sì, ce la fa. 10 punti. E se congedo deve essere... almeno alla grande, 23. Lasciando negli occhi del pubblico questa raddrizzata fantastica. Ovviamente non c'è difesa. Anche se Guilherme andrà di due sponde. Scatolino. Ce ne sono 2 punti. Altri 2. Un altro piccolo tassello per la costruzione di questa finale. La seconda per Matteo Guilherme su 5 pool finali. La seconda consecutiva. Sì, per di più consecutiva, certo. A puntare qualcosa forte Lopez, forse la raddrizzata, infatti. Se non si toccassero, non si toccano, riesce a congedarsi ancora con, non è davvero fortunato, tremano diversi birilli, anche il 4. Anche questo gesto tecnico notevole, fantastico. Meritava, anche questo sarebbe stato un applauso, c'è stato qualche timido segnale. Guilherme. 8 a chiudere, raddrizzata, penso ad incandelare dal centro della corta. E chiude. Evita il rimpallo, e si chiude qui con questi 10 punti, 62-25. Che bello il gesto. Il gesto di Daniel Lopez a questi due compagni che hanno conquistato il mondiale a squadre, l'europeo a squadre e, come ricordavi tu, giocavano in coppia. Non c'è stata, devo dire, storia, perché ha trovato ben difficile dall'inizio Daniel Lopez in questo set. Psicologicamente è stata durissima, durissima per entrambi. Andiamolo a sentire? Sì, è una partita che, come al solito, come dicevamo, finisce alla bella tra questi due grandi campioni. Un Lopez che non ha trovato molto feeling con il tavolo e che ha patito un inizio scoppiettante di bella da parte di Matteo Guilherme, poi un errore dove ha pagato traversino e la partita praticamente è andata via. Comunque personalmente faccio i complimenti a Daniel Lopez per la splendida stagione che ha condotto e a Guilherme per essere arrivato alla finalissima. Ecco Daniel Lopez ai microfoni di Enrico Cattani. Cominciamo con Daniel che è qui mentre mi raggiunge anche Matteo Guilherme. Devo dire la fatica e lo stress psicofisico sicuramente altissimo. Sono provato io a raccontarvi, immagino voi due a viverla.
Sì, no, fisicamente mi trovo bene. Credo che tanto Matteo come me abbiamo fatto un po' di fatica con il biliardo. Credo che non sia giocato bene. Al momento si faceva qualcuna bella biglia, ma troppo scontinuo, tutti e due. Per quello le partite erano un po'... Però va bene, lui è stato più lucido alla bella, è partito bene, ha fatto quelle tre biglie all'inizio che dopo un po' mi ha... Però complimenti anche lui. No, complimenti a te. Sei un po' severo con te stesso, perché a tratti abbiamo visto biliardo splendido, non è vero che non avete giocato bene? Possiamo fare molto meglio, tutti e due, secondo me, ma molto meglio. Però, sai, sempre una semifinale di un campionato italiano e bisogna mettere in preventivo anche quello. Però peccato, perché secondo me si poteva far meglio. Io intanto ti faccio i complimenti, Daniel, perché è stata una splendida stagione, l'hai condotta da leader, sei stata la lepre, sei stato il punto di riferimento per tutta la stagione, culminata con quei due, il mondiale e l'europeo a squadre. Sì, però arriva a questo punto, sempre manca qualcosa. No, ci proviamo il prossimo anno ancora. Ti lascio andare, Daniel. Grazie. Beh, sportivo, complimenti, ma condividi l'analisi di Daniel Lopez, Matteo? Sì, la condivido. Sì, abbiamo fatto, cioè, anche personalmente anche ieri ho fatto fatica un po' col tavolo, un po' tanto direi. Il fatto poi di aver giocato ieri doveva essere un vantaggio non da poco, ovviamente per il vincente, no? Perché quello che perde c'è un turno in più, però... Cioè, non sono riuscito neanche, a mio parere, a manifestarlo tanto, perché obiettivamente non è facile, ecco. Non lo so, ultimamente i materiali di gioco forse potrebbero essere un po' meglio, diciamo, via. A mio parere, insomma, negli ultimi mesi ci sono state delle difficoltà. Poi ovviamente sta a noi adattarsi, niente da discutere, cioè io non ho fatto un'annata straordinaria, sicuramente non per colpa dei tavoli, per colpa anche mia ovviamente, però sono d'accordo con Daniel, insomma, su materiali c'è qualcosa da migliorare a mio parere. Una riflessione pesante da fare, sulla quale si tratta ancora di disputare oltretutto l'incontro di finale domani contro o Antonio o Andrea, cioè la Manna o Quart. Ah, sai, purtroppo, cioè, pesante, non voglio incolpare nessuno, non è facile. Quando poi in una sala ci sono tante persone c'è il clima che cambia, quindi insomma le bile impattano peggio, sul televisivo c'è il problema delle luci da sempre che scaldano tanto, sono tutti problemi che ormai ci sono da tanto e bisogna essere bravi ad adattarsi, a volte purtroppo quando sono eccessivi si fa veramente fatica ad adattarsi, quindi insomma si spera, insomma. Ma non, ripeto, non è un incolpare nessuno, purtroppo secondo me negli ultimi tempi è un po' così. Si è messo il dito nella piaga. Adesso invece si stanno scaldando Andrea e Antonio, quindi lasciamo gli ultimi secondi prima di concentrarci sull'altra semifinale. Una considerazione tua sullo stato nel quale arriverai domani. Vi ho sentiti, vi ho percepiti stanchi e lui mi ha detto di no. Mi ripeti anche tu, no, non è così? Ma io a livello mentale un po' sì, anche se sono tranquillo, no, fisicamente dai, insomma. Non è una maratona, però a livello mentale un po', insomma, la tensione c'è, cioè, una semifinale, si va alla bella, una partita combattuta, ripeto, non giocata benissimo da entrambi secondo me, però a tratti abbiamo fatto anche delle belle bile. Cioè, io mi ricordo il tuo terzo set, colpi, è stato bellissimo, esatto, il tuo terzo set. Sono stati dei colpi belli, diciamo che siamo stati un po' poco continui probabilmente, e poi ripeto, il discorso materiali, cioè, bisogna essere bravi noi ad adattarsi, non è che... Però ripeto, a volte si fa veramente fatica, sembra facile a vedere, ma quando sei lì a giocare è dura, insomma. Allora, ti lasciamo per queste 24, meno di 24, per domani ci si vede dopo pranzo praticamente, per la finale, andare a ritemprarti. Okay. Complimenti, Matteo. Grazie. Lascio a te la palla, Gianluca, che per le tue considerazioni su quanto è stato detto dai nostri due protagonisti sulle condizioni del gioco, del tavolo. Sì, hanno fatto delle considerazioni sui materiali, sono sicuramente considerazioni su cui si possono fare delle riflessioni, sicuramente la volontà anche da parte della federazione di
fare in modo che gli strumenti di gioco siano sempre perfetti c'è, anche il manutentore ha fatto, posso garantirti Enrico, un ottimo lavoro nel controllarli periodicamente. Probabilmente il fatto, come diceva Matteo, come diceva anche Daniel, no? delle tante persone, dell'umidità che cambia, delle luci che scaldano molto, luci necessarie chiaramente per un set televisivo che deve essere ampiamente illuminato per agevolare le riprese, possono dare dei problemi, ma ben venga il confronto, sono problemi che devono essere affrontati e nel modo migliore possibile anche risolti. Andiamo in pubblicità, ci rivedremo tra qualche istante.